Benevento chiama, Avellino risponde, parafrasando quello che era una volta il grande Luigi Necco con Napoli e Milan. Lo stesso fanno nel campionato di Serie C Irpini e Sanniti. 5-0 del Benevento a Latina, risponde l'Avellino, 5-0 sonante alla Casertana. Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Focus Serie C, naturalmente non soltanto Benevento e Avellino, ma tutte le campane per il nostro sguardo sul girone C della terza serie. E stasera vado subito a salutare, a proposito delle altre campane, il centrocampista della Cavese, Francesco Citarella. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Grazie alla Cavese naturalmente per la tua presenza. E ci sono Nibale Discepolo e Luca Esposito. Mi ha fatto già arrabbiare stasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. No, no, perché mi ha rubato l'incipit del visto? Ma avresti detto, parafrasando Necco? Sì, 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 anche questo avrei detto. Ci siamo letti nel pensiero. Ci siamo letti nel pensiero. Però Luigi Necco ha brutti ricordi di Avellino, lasciamo perdere. Allora, andiamo subito a ricordare quelli che sono i nostri riferimenti telefonici per intervenire in diretta. Eccoli lì in sovraimpressione, il numero per sms e whatsapp, e poi l'800 919 002, il numero verde gratuito per chiamare in diretta in trasmissione. Andiamo subito sui risultati della nona giornata. Cerignola Sorrento 2-0, Cavese Turris 1-2, tornata la vittoria alla Turris nel derby del Simonetta Lamberti. Trapani Messina 1-1, Giuliano Juve Next Gen 1-0, continua la marcia prepotente del Giuliano. Monopoli Crotone 1-1, Catania Altamura 2-0, terza vittoria consecutiva per gli etnei. Benevento Latina, come detto, 5-0, Taranto Picerno 1-0, un po' a sorpresa è caduta l'ex capolista Picerno. Avellino Casertana 5-0 con Biancolino, anche lui prosegue la sua marcia strepitosa, terza vittoria di fila. E Potenza Foggia 1-1, naturalmente con la tragedia dei tre tifosi rossoneri morti in un incidente stradale al rientro da Potenza. Ci sono stati i funerali con le salme prima nella cattedrale di Foggia e poi per l'abbraccio dello Zaccheria. Andiamo a vedere la classifica per effetto di questi risultati. Benevento 19, Cerignola 18, Catania che ha un punto di penalizzazione a 17 con Monopoli e Giuliano, a 16 il Picerno, Potenza 15, Trapani 14, risale l'Avellino a 13 con il Sorrento, Cavese 10, Foggia 9, Casertana, Messina, Crotone, Turris 8, Latina Altamura 7, un periodo molto difficile per il Latina di Padalino, messo in discussione così come Iori a Caserta dopo queste due brutte sconfitte, Juve 6, prossima avversaria dell'Avellino, la Juve Next Gen, e in coabitazione a 6 punti la Juve con il Taranto. C'è Maretta a Taranto, si parla già dei punti di penalizzazione, si parla della possibilità che Gautieri possa lasciare la panchina, c'è sempre sullo sfondo questa cordata. Guardate, americana. Ieri ha lasciato il DG Lucchesi. Ha lasciato il DG, sì. Lucchesi, insomma c'è aria, non dico di dismissione, ma quasi, sì, sì. A Taranto. Va bene, siamo pronti, i numeri li ho ricordati, l'editoriale, Luca Esposito. Perfetto, allora siamo seri. Innanzitutto questo il mio editoriale, volevo abbracciare la famiglia, come ricordavo tu, delle vittime di Foggia. Chiaramente tre giovani vive sono morte, chiaramente un dramma, chiaramente noi anche esteso, quindi congiuntamente anche alla redazione qui di 800 Focus, ci astringiamo alla famiglia, alle famiglie delle vittime. Però in questo caso, come spesso accade, bisogna andare avanti, bisogna parlare di calcio, show must go on. E dobbiamo farlo, lo facciamo piacevolmente parlando di Benevento. Ecco, il Benevento che strapazza il Latina, mi ha rubato prima, ha detto prima, e le volevo dire, poi l'Avellino rispondeva, vabbè non fa niente, strapazza il Benevento, strapazza il Latina, al di là delle defezioni, dell'espulsione di Joy, però ho visto davvero un bel Benevento targato giovani, quindi gol di doppietta di Perlingieri che è stato qui, quindi abbiamo portato fortuna al calciatore di Pompei, autore annunziato, Pompei più o meno in quelle zone, e anche Italia che ha fatto gol al di là delle doppiette di Ranieri. Quindi davvero questa volta ho visto un bel Benevento che gioca a calcio, non ancora spumeggiante come dicevamo
come diceva Annibale qualche tempo fa, però un bel evento che comunque fa tanti gol, ma soprattutto quei gol addirittura 17, quindi in tre partite casalinghe, davvero un record in Serie C, quindi davvero una macchina da gol, e si iniziano a segnare anche i giovani, diventa davvero un bel evento che può fare davvero male a tutti. Mentre, ecco, risponde anche l'Avellino, 5 gol, bisogna dire, bisogna fare gli applausi ad oggi, per quanto riguarda il tecnico biancolino, che in 4 gare ha raccolto 10 punti, quindi è davvero una media promozione per il Pitone, l'ex calciatore dell'Avellino, che sta tra l'altro con Patierno ritrovato, con Sunas, però bisogna anche dire che è vero che ha stimolato, sicuramente ha dato qualcosa in più rispetto al predecessore, rispetto a Pazienza, però bisogna dire che l'ex attaccante dell'Avellino ha dato forse anche maggiore consapevolezza, che una squadra, comunque l'Avellino è una squadra davvero che può fare bene, ma anche gli stessi giocatori, D'Ausilio più avanzato, lo stesso Sunas e quindi lo stesso Palmiero, quindi è chiaro che sicuramente c'è anche l'occhio apparentemente del, è cambiato poco, ma l'occhio del tecnico, mentre purtroppo la Casertana male, malcapitata Casertana, che purtroppo, come dicevi tu, rischia anche Iori, l'allenatore che io avevo già detto, un azzardo prendere un allenatore che lo scorso anno è stato esonerato in Serie D con il San Giuliano, chiaramente la situazione, quando io dicevo attenzione ragazzi, la Casertana non è questa, la Casertana dovrà quest'anno davvero sudare le proprie balle, 7 camicie per poter davvero salvarsi, perché davvero se non cambia qualcosa diventa difficile, quindi allarme rosso, spia rossa a Caserta, mentre va meglio a Torre del Greco, che vince meritatamente, dico, contro la Cavese con tante defezioni, perché bisogna dirlo, la coperta inizia a essere corta a causa dei terreni, perché mancavano comunque due difensori centrali, Saio e Piana, anche se Piana a me no che mi ha entusiasmato fino a questo momento, però è un difensore che comunque di esperienza, il gol preso, il primo gol davvero, anche l'occasione del secondo gol che poi ha propiziato il rigore al Turris, sicuramente colpa un po' della difesa, comunque, al di là di questo l'obiettivo di Bianco Blu è la salvezza, e quindi noi siamo sicuri che la Cavese riuscirà poi a centrare l'obiettivo, mentre le altre campane, il Sorrento perde ancora, però comunque la classifica è talmente, diciamo, tranquilla che è indolore anche quest'altra sconfitta, perché il Cerignola, ragazzi, ricordiamo, come ho letto anche un'intervista di Pastore, l'ex direttore sportivo del Benevento, questo Cerignola è costruito bene, diciamo amalgamato con giovani e meno giovani, con questo Salvemini che sta facendo davvero bene col Cerignola, comunque è un osso duro, un avversario difficile, mentre applausi per il Giuliano possiamo fare solo applausi, perché sinceramente anche se poteva, ecco, il problema di questo Giuliano è che macina tanto, segna poco. Io ho visto la partita contro la Juventus Next Gen, hanno confezionato non so quante palle gol, però non riesco a concludere. Questa volta è andata bene, però la prossima volta non so, chiaramente mancava anche De Rosa, che l'abbiamo avuto qua ospite. Credo che il Giuliano quest'anno, davvero la gente di Giuliano, il popolo di Giuliano, possa davvero iniziare a sognare, perché è una bella realtà. Bertotto è un allenatore che fa giocare i giovani, quindi è un giusto mix. E poi la Turris, e volevo concludere la Turris perché l'ho saltata, il redivivo Giannone che torna, fa 2 gol, al di là delle disattenzioni della difesa e della Cavese, però credo che è un passo avanti contro un po' le dicerie, quello che si era detto durante una settimana, i pagamenti non verranno effettuati, si rischia la penalizzazione, invece no, oggi fortunatamente la Turris ha pagato ieri, quindi è ben comunque orchestrata, c'è, cioè, un presidente che comunque fa bene, diciamo, ha trovato una situazione anche non semplice, sta cercando di portare la barca, diciamo, verso acque più quete, no? E quindi credo che con questa vittoria la Turris possa davvero pensare un po' più positivo rispetto a qualche domenica fa. Perfetto, grazie Luca, buonasera a tutti, come sempre il depositario di verità, ottima analisi Esposito, scrivono da casa. Lo sapevano prima che la facesse, quindi, cioè, è una cosa un po' combinata. Ma non lo so, io,
Io non ho fatto, questo è il tifoso di Castellammare che ce l'ha un po' con te, meno con Luca, quindi è possibile. Già sa, capito che sono bravo. Che io sono già sa. Che alla terza trasmissione l'anno scorso disse che la Juve Stabia sarebbe andata in Serie B. Senti, Francesco, questa partita contro la Turris non è andata come volevate, evidentemente. Vi aspettavate una Turris del genere oppure vi ha colto un po' di sorpresa? Perché abbiamo visto una squadra trasformata rispetto alle ultime uscite. Sì, diciamo è stata una squadra molto unita. Ecco, non ce l'aspettavamo, viste tutte le difficoltà che avevano o che hanno, non lo so. Però secondo me la partita alla fine è finita così perché c'è stata qualche disattenzione nostra, perché poi alla fine, se andiamo a vedere, le palle gol le abbiamo avute anche noi, abbiamo creato, alla fine le abbiamo schiacciate lì dietro e purtroppo gli episodi anche fanno la differenza a volte. Ecco. Sì. Tra l'altro il mister di Napoli durante la settimana aveva detto stiamo attenti a questa Turris che verrà qui a vivere cara la pelle, così è stato. Però anche se bisogna dire che la Cavese avete fatto tanta mole offensiva, avete creato tantissimo, purtroppo non avete capitalizzato. A volte c'è l'attaccante sorrentino che ha fatto anche gol, però diciamo sbaglia anche diciamo sotto porta in modo anche clamoroso, bisogna anche qui correggere il tiro. È un calciatore che lo scorso anno, ricordo a Renato, è arrivato in doppia cifra, sta facendo anche bene qui, però attenzione, abbia tolto anche qualche punto, questo lo dico io, chiaramente mi assumo la responsabilità, perché ripeto, non si possono sbagliare, ha avuto la palla a gol, a tu per tu col portiere, non puoi buttarla in curva quel pallone, bisogna stare più attenti. Mi fa piacere per discepolo, l'Avellino è tornato, scrivono da Castellammare, Annibale. Grazie per la sportività. Allora, diciamo che è tornato bene, perché praticamente dopo il pareggio ha infilato tre vittorie di seguito e tra l'altro è la migliore squadra in ottica realizzativa e consecutiva, no? Dico per il numero di gol fatti, lo so, ne ha fatto 11, quindi... Ok, allora, no, scusami Annibale, c'è un tifoso al telefono, giusto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Andrea da Cassetta. Ciao Andrea, prego! Io saluto, complimenti con la trasmissione. Grazie. Faccio un saluto a te, faccio un saluto ai tuoi ospiti e faccio un saluto al centrocampista della Cavese. Sì. Ti posso dire una cosa, caro centrocampista. Io faccio un appello a tutti i tifosi casettani, anche di ultras. Dobbiamo stare vicini a questa squadra, vicini a tutti quanti, presidente, direttore, tutti. Io lunedì sarò lo stato. Io sono 60 anni che tifo questa squadra e non mi posso lamentare. Noi sappiamo che non ci possiamo vedere tra Salerno e Casertano, ma non ti preoccupare, io non sono un tifoso pacifico, ma ti dico solo questo: se la Casertana vince, io mi cambierò, mi ubriaco veramente dopo la partita. E ti posso dire solo questo: che Dio vi benedica tutti quanti e possa Casertano, e possa Casertano, e possa Casertano. Grazie Andrea, grazie. Grazie. Siete tutti divini qua, se vuole. Gasatissimo. Allora, gasatissimo Andrea. Innanzitutto c'è un sei fortissimo Francesco, continua così da casa. E poi, da casa, lo dicono. Sì, da casa, non so chi sia. Ah. La tua fidanzata? Probabile, una ragazza. Perché si capisce, vabbè, tu vedi da casa l'invito. Sì. Buonasera, sono una tifosa del Benevento, guardo sempre volentieri la trasmissione, una tirata di orecchie però ve la devo fare, perché in più di un'occasione avete detto che parlate della strega meno di quanto dovreste, perché il Benevento ha anche altre trasmissioni dedicate. Ma voi guardate 8 gol per sapere tutto del Benevento, se volete sapere anche qualcosa delle altre, il giovedì c'è Focus. Bravo. A parte questo, siete un grande trio, grazie.
Buonasera, signor Esposito. L'Avellino ha fatto 13. Come si sente? Benissimo, benissimo. Manlio scrive da Tripalda che saluta Enrico ragazzi, Coppola. Io sto benissimo, cioè mai è stato così bene, voglio dire. Quando poi le campane vincono, a prescindere, credo che siamo tutti contenti. Diciamo adesso, al di là della fede, se uno è tifoso o un tifoso dell'Avellino, però chiaramente noi che seguiamo da vicino un po' tutte le squadre campane, credo che non possa far che piacere. Voglio integrare quello diceva Manlio. L'Avellino ha fatto 13 come punti, Maglio mi ha fatto 14 come gol, questo glielo devi dire all'ottimo Luca. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedervi se si può cambiare editorialista che non porta bene alla Casertana. A parte gli scherzi, complimenti ai lupi sicuramente, però aspetta, ha avuto vita facile contro una squadra irriconoscibile senza un minimo d'orgoglio. Ti devo far regalare l'unico tiro in porta di Carretta, ditemi voi ragazzi. Devo far regalare un amuleto da un conterraneo, sportivamente parlando, del nostro ottimo Francesco, così te lo metto. No, ma il discorso è questo, cioè, ormai andiamo a Benevento e dicono questo. Eppure a te dicono te. Io non l'ho sentito. No, è venuto a Nibble, mamma mia, non l'ha portato a Nibble. Addirittura non posso fare nome. C'è sempre. No, disse dopo, no, che l'ha portato a fare il Nibble, tipo se l'Avellino qui a Benevento. Vabbè, non puoi fare nome. Cioè io, no, è la verità, ma accetta le critiche, scusa. Ma accetta le critiche, ma io l'accetto, che vedi, Avellino mi attaccano e mi accetto... Chiaramente è giusto così. Allora, c'è una domanda per voi due. Bando alle ciance. Domanda a Discepolo ed Esposito. Meglio avere giovani in squadra o veterani? Forza Benevento. Assolutamente. Credo che sia meglio avere giovani in squadra. E in questo il Benevento è maestro. E i frutti li si vede con Perlingini. Ma io ho sempre detto che Auteri, anche quando era a Nocera, ti ricordi? Quando era piccolo, c'era Chiosa, c'era l'altro Baldan, erano giovanissimi e giocavano titolari. Quindi una giocatina che poi. Quindi poi è una filosofia, voglio dire. Ma giustissima, io la sposo perché sono loro il futuro. Sono loro che possono, diciamo, rompere gli equilibri, perché noi abbiamo visto i giocatori anche ad Avellino, quando i giocatori sono arrivati con la pancia piena è quasi come se facessero un piacere, no? Invece no, io sono per i giovani bravi, i giovani che comunque in questa categoria, quanti giovani abbiamo visto, cioè, che hanno fatto il salto in Serie A, tantissimo, che fucina la Serie C di giovani che possono davvero muovere un po' l'economia, soprattutto l'economia delle società che investono, come il Benevento, che secondo me ha un ottimo settore giovanile. Che tra l'altro anche la Cavese cura bene con De Rosa, a proposito, se mi permetto, con De Rosa Claudio De Rosa, con l'allenatore, se ne ricordo male, della Primavera, che è proprio Vincenzo Criscuola, ex portiere della Nocerina. Poi c'è questo ragazzo, a proposito di Nocera, anche Palumbo, un ragazzo che spesse volte si allena con la prima squadra, cioè, diciamo, quindi questo significa che il lavoro sui giovani è un lavoro importante, perché è come abbiamo spesso ricordato, è la linfa, no, delle società, perché senza il settore giovanile, ecco, quest'anno il Benevento non ha fatto una campagna faraonica, però ha tinto dal settore giovanile. Beh, è vero. No, e volevo fare una piccola integrazione. Vai. Quello che stava dicendo Luca è verissimo, anche perché una casistica, ma soprattutto una statistica, sottolinea che la squadra che ha utilizzato maggiormente i giovani è il Benevento, con 9.700 minutaggio, sì, esattamente, che poi oltre ad essere una scelta di filosofia imprenditoriale diventa anche un ritorno economico, perché praticamente si centrano due obiettivi: far minutaggio, quindi far plusvalenza, come l'ho fatto con Gentile, che era Benevento, che giocava con te, tra l'altro ha già anche giocato a Benevento, il settore giovanile del Benevento, quel Gentile che ha portato soldi nelle casse della Benevento. Quindi dobbiamo ricordare Anziante, Dalia, Prisco, Ricciardo. Allora, tutti questi scusatemi, giovani. Abbiamo il primo collegamento Skype della serata, lo ringrazio perché aveva anche altri impegni ed è riuscito a trovare una decina di minuti per noi. Siamo contentissimi di avere Diego Maradona Junior. Ciao Diego. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, in studio abbiamo il centrocampista della Cavese, Francesco Citarella, Luca Esposito e Annibale Discepolo. Ti chiedo, Diego, innanzitutto un giudizio su questo campionato di Serie C, che dopo qualche fase
iniziale un po' a sorpresa, adesso sta mostrando quelli che credo siano i veri valori. Parlo del Benevento, parlo dell'Avellino, parlo del Catania. Anche secondo te sono queste le tre squadre che vedremo fino in fondo, forse anche il Trapani? Ma guarda, io credo che il Benevento abbia una grande forza, che è Auteri, che per me è un allenatore forte, un allenatore che in questa categoria sposta gli equilibri. Sulla carta, secondo me, forse Avellino e Trapani sono quelle più forti, però comunque sono staccate e c'è comunque da lottare, perché comunque il Catania è una grande piazza. Non so se Cerignola e Monopoli sono attrezzate per arrivare in fondo, e lasciami dire che io sono contento, perché credo che Bertotto sia un allenatore molto bravo. Sono contento del presente del Giuliano, perché è una squadra che già l'anno scorso, quando ha cambiato guida tecnica, ha veramente messo una grande marcia. Per quanto riguarda invece poi la Cavese, sono contento perché settimana scorsa ha esordito un ragazzo che mi sta a cuore, che è Mario Barone, ed è un progetto che mister Di Napoli sta portando avanti in maniera importante, in una piazza veramente bella e dove ogni giocatore deve essere grato per ogni momento passato lì. Luca Esposito, per te Diego. Ciao Diego, innanzitutto grazie. E ti volevo chiedere, allora, per quanto riguarda, tu hai parlato delle altre campane, hai parlato di Giuliano, la Cavese, ma c'è anche il Sorrento, c'è anche la Turris, che fanno parte di questa regione C. Però ecco, io mi soffermerei più sulle big, le squadre che hanno investito tanto, il Catania, come hai ricordato tu, anche il Benevento e l'Avellino. Ecco, l'Avellino che si è ripreso col Pitone, no? L'attaccante che nelle ultime tre partite, a quattro volte, ha raccolto bene 10 punti, quindi viaggia l'Avellino con una media impressionante. Però ecco, ti volevo chiedere, quale potrebbe essere la chiave, chi potrebbe spuntarla, perché sono tutti e tre, io parlo di Catania, Avellino e Benevento, che hanno una solidità economica, quindi società forti, hanno costruito hanno un organico, diciamo, importante, un organico rilevante, e poi c'è anche la tifoseria delle tre, Avellino, Benevento e Catania, che può fare la differenza. Ecco, chi può spuntarla? Quale potrebbe essere la chiave di lettura? Mi fai una domanda complicata. Se ti dico come esperienza sulla panchina, è sicuramente Toscano quello che ha vinto di più negli ultimi anni. E quindi il Catania come pubblico, io ho avuto l'opportunità di giocare 2 anni a Catania con il Beach e ho visto l'amore della tifoseria catanese nei riguardi della propria squadra. È una società che sta investendo tantissimo, come hai detto tu, è una società che gioca soprattutto questa categoria per vincerla. Dopo Auteri, il Benevento, mi piace il progetto giovane del Benevento, no, io vi ascoltavo prima, però questa storia dei giovani, noi italiani dobbiamo un po' togliercela da dosso, perché noi siamo gli unici nel mondo che parlano così dei giovani, che ci meravigliamo quando una società abbraccia un progetto giovane. Se i giovani sono forti, devono giocare in Serie A, in Serie B, in Serie C, e soprattutto lo testimonia il fatto che dietro le squadre forti, giovani, ci sono sempre grandi allenatori. E Auteri, per me, è un allenatore che con questa categoria non c'entra niente. Per quanto riguarda l'Avellino, il Pitone ovviamente è alla prima esperienza con i grandi, è un uomo che sa cosa significa stare ad Avellino, sa cosa significa vincere ad Avellino. E come ho detto prima, per me sulla carta è la squadra più forte, perché una squadra che si può permettere, Schonek, Palmiero, D'Ausilio, Russo, Sunas,
L'attaccante non mi ricordo mai Paterno. Paterno, scusatemi. Paterno, questa non è una squadra che può giocare per i playoff. Questa è una squadra che deve puntare a vincere, anche perché per quanto ha speso deve puntare a vincere. Però ripeto, è difficile poter dire chi delle tre squadre possa arrivare in fondo. È complicato. Oggi il Benevento è primo ed è giusto che sia primo per quello che si è visto, però il campionato è lungo, voi sapete benissimo meglio di me che la Lega Pro è un campionato lungo e difficile. È vero. Annibale Discepolo per te, Diego. Ciao, faccio una premessa nel mio editoriale che tu non ascolterai sicuramente, meno male, dice Luca, estrapolo un concetto, perché parlando di Biella e di Torino, quindi delle sedi della Juve Next Generation, parlavo anche di, a proposito di cultura, di musei, e avrei fatto un riferimento ad un museo che insiste, perché doveva e lo è, nello stadio dedicato al tuo papà, insomma, alla memoria di un uomo e di un calciatore, secondo me, irripetibile. Quindi bene così. Ti volevo chiedere, ti faccio due domande velocissime, che sono abbastanza collegate, tra l'altro. Cioè, questa si è una parla... considerazione. Sì, era una considerazione. Ah. Si parla tanto. Ecco, arriva la domanda. Luca, posso? Prego, grazie. Si parla tanto di giovani, giovani che stanno, che si stanno utilizzando, il Benevento soprattutto li sta utilizzando. Ah, allora ti volevo chiedere, è una scelta secondo te vincente o può essere rischiosa per centrare il risultato finale, visto che il Benevento ne sta usando tanti ed è al vertice della classifica, faranno come dire, gli scongiuri i tifosi del Benevento. E poi ti chiedo, come mai un allenatore come Andreoletti, che a Benevento, insomma, diciamo, è scivolato, per non usare, voglio usare un eufemismo, va a Padova ed è primo in classifica. Meritatamente. Ha fatto praticamente un canyon, sì, di distanza con le inseguitrici. E poi un altro come Biancolino, che si era impegnato tantissimo ed era diventato un vincente allenando le giovanili dell'Avellino, all'improvviso lo si mette in prima squadra e la squadra che era sempre quella, gli uomini erano sempre gli stessi, ha recuperato qualcuno, Cionec e tutto il resto, e l'Avellino decolla. Cioè, è una magia, è un'alchimia, da che dipende secondo te? Allora, per quanto riguarda i giovani, io credo che, ripeto, è un mio pensiero da sempre, i giovani devono giocare quando sono forti. Quando sono forti i giovani non hanno limite, per me. Quindi si può giocare anche a vincere con le squadre giovani, anzi i giovani ti danno più attenzione, ti danno più ti coinvolgono di più per il loro entusiasmo. E soprattutto i giovani ti permettono oggi di giocare un calcio moderno, perché oggi purtroppo, io dico purtroppo perché sono un amante, per me i giocatori si guardano prima i giocatori che sanno giocare a calcio e poi quelli che corrono, però oggi purtroppo il calcio è cambiato, e con le pressioni forti, con il gioco uomo contro uomo, i giovani ti danno qualcosa in più perché hanno più forza, hanno più salute. Questa è la grande verità. Per rispondere all'altra domanda, il Padova è una squadra molto forte, allenata bene. Io ho avuto l'opportunità di vederla un paio di volte ed è una squadra molto forte. E l'allenatore che è stato a Benevento l'anno scorso, sai, a volte è una questione di empatia anche tra squadra e allenatore. Io per esempio ho fatto i miei primi due anni da allenatore con il Napoli United, che abbiamo vinto il 75% delle partite. Sono andato l'anno scorso a Pompei e nonostante eravamo secondi a 3 punti dalla prima, non c'è stato un grande feeling e una grande empatia con la squadra. Questo a volte, sai, parla del feeling che tu hai con i più grandi, del feeling che tu hai
con i referenti dello spogliatoio. Il calcio non è solo il campo, il calcio e gli allenatori si devono interfacciare con tante cose e soprattutto con la gestione di ragazzi che oggi sono cambiati, non sono più i ragazzi di 20, 15, 20 anni fa che ti vedevano come l'allenatore, che quello che dicevi tu si doveva fare. Oggi i giocatori controbattono, ti dicono perché facciamo questo, perché facciamo quello, e bisogna essere pronti. Non tutti i gruppi sono uguali, però io credo che l'allenatore Biancolino sia, come ho detto prima, un allenatore che abbia una grande esperienza con l'ambiente, con la società, ed è un uomo che è diventato avellinese di adozione e questo gioca grande suo favore, perché quando hai un allenatore che è tifoso, che ha trasporto, porta i giocatori a dare un qualcosina in più. È vero. Grazie. C'è Bravo. Una curiosità da Francesco per Diego, qualcosa, Francesco? No, sono d'accordo. Salutare? Ciao Diego. Ciao, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, soprattutto sui giovani. Sei disinteressato, Francesco. Va bene. Comunque complimenti a hai una visione, complimenti a Diego, bravo, e mi dice che non sapeva di Serie C, invece è competentissimo, No, ma poi nell'esposizione è molto ottimo, chiaro e molto vero. Complimenti, complimenti. Diego, grazie e in bocca al lupo, alla prossima. Ciao Diego, ciao. Grazie. Aspetta, no. Aspetta Diego, c'ho una curiosità io personale. Per poco me la dimenticavo, vedi? Ti ricordi quell'episodio 2000-2001 forse, quando eri, se ce ne vuoi parlare, nella nazionale Under 17? Giocasti una partita, vennero televisioni da mezza Europa, è vero, contro i grandi, e tu tirasti una punizione liftata a Toldo, quasi segnavi, e Toldo disse: mi ha ricordato il papà, è vero? Purtroppo buono. è vero, premetto, le televisioni penso che non c'erano solo per me, perché la nazionale c'aveva Del Piero, c'aveva Vieri, c'aveva Totti, quindi non credo che erano solo per me. Però ricordo quei momenti con grande piacere, perché ho sfiorato il calcio che conta, ci sono passato vicino. Poi dopo, quando non arrivi a giocare a certi livelli, in certe categorie, significa che un po' a me un po' mi hanno ostacolato e un po' non me lo sono meritato. Quindi ognuno poi alla fine ha ciò che merita. Però non tutti possono, in questa nazione, possono dire di aver vestito la maglia della nazionale italiana. Io l'ho fatto, quindi sono contento. Secondo me le televisioni erano più per un Maradona che per qualcun altro. Va bene, grazie Diego, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Grazie lupo, arrivederci a tutti. Ciao Diego. Ciao. Ci sono un po' di messaggi, grazie a Diego Maradona Junior, grande l'intervento. Sì. Bravo, è vero. Allora, buonasera, un saluto a Citarella, grande calciatore. Io abito a Nocera Inferiore, ma sono un tifoso della Cadavese. Voglio la tua maglietta, io sto sempre in tribuna. Lottiamo fino alla fine che ci salviamo. Dici il nome, così poi magari proviamo. C'è la maglietta, non c'è la tifosa da Cavese, guarda, è difficile, però quindi una mosca. Sei bianca. Forte Francesco, continua per la tua strada, un saluto dalla tifosa Checca Pocchia. La conosci? No, non so. Vabbè, sì. Non... Cioè, però la potevi dare. Voglio dire, potevi dargli leggere. Nome e cognome. Guarda, quest'uomo ha dei pregiudizi e dei preconcetti. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Esposito, persona simpatica e molto originale. Secondo voi la mia amata casertana si potrà salvare? Grazie Massimo da Caserta. L'ho detto prima, io sono originale, quindi non ho peli sulla lingua, dico sempre, anche se mi hai fatto i complimenti mi fa anche piacere, però ribadisco quello che ho detto prima. La casertana quest'anno, ma è un dato di fatto oggettivo che si è depotenziata rispetto allo scorso anno, è arrivato un allenatore giovane, un direttore sportivo giovane, non ci sono i giocatori dello scorso anno, per cui hanno fatto un mercato un po' più al risparmio
e quindi i risultati sono questi. È chiaro che io mi auguro che la Casertana si tira fuori da questo scafuri da questo brutto momento, anche perché non, dopo tantissimi anni che ormai fa la Serie C, sarebbe un peccato perdere la categoria. Io non voglio essere così catastrofista, però è chiaro che bisogna adesso iniziare a vincere, bisogna cambiare rotta, perché questo è un girone quest'anno davvero di ferro. Non è Esposito che va in Serie C la Scafatese prima della Nocerina, chiedono da casa? Ma sì, la Scafatese è la squadra, secondo me, che anche se ha pareggiato, tra l'altro la penultima, la Nocerina ha vinto 3-0, quindi è chiaro che un campionato, i tre gironi sono tutti e tre difficili, questa è una Paganese, però credo che in questo caso Scafatese e Nocerina hanno qualcosa in più rispetto alle altre squadre campane che militano in Serie D. Credo che, così chiudiamo, la Scafatese è più forte della Nocerina sulla carta, nome importante, giocatori che hanno fatto la Serie C. Però è chiaro che c'è anche un certo Vacca, i due Vacca, i due cugini, sì, non era. Quindi c'è una squadra, poi c'è anche Foggia. C'era un Vacca che ha giocato nell'Avellino. Non lo so. Allora, prima di andare in pubblicità, ci sono intanto tanti messaggi stasera, soprattutto per Cava, la Cavese, da Cava, per la Cavese e per Francesco. Cosa è andato, cosa non è andato dell'Avellino, Luca? Lo vediamo insieme, Enrico. Cosa è andato da Ausilio? Ben 4 assist. È il leader degli assist in Serie C da Ausilio. Al di là di Patier, nessun assist, però lui ha fatto 4 assist. È stato davvero... Ecco, questa è un'altra idea del mister, un'altra intuizione illuminante del mister, che ha avanzato un po' più da Ausilio, sì. E si vedono i frutti, ragazzi. Cosa non è andato? Niente, neanche trovando il pelo nell'uovo si potrebbe decidere il peggiore nell'Avellino. Assolutamente no. Invece per la Casertana, cosa è andato? Giuliano, che è entrato bene in campo con la voglia di spaccare, forse anche troppa, risultando decisamente il più pericoloso dei suoi in una serata storta. E cosa non è andato? Tutti colpevoli, quindi l'esatto opposto dell'Avellino, sì. La debacle nel derby verrà ricordata in negativo dalle parti di Caserta. È d'accordo, Cittadella? Sì. Va bene, ci fermiamo per il primo break pubblicitario. A tra poco. Allora, rieccoci in studio. Ero con lui al Vigorino. Benevento, lo so, lo so. Cioè, praticamente tutti cercavano Annibale, ma... No, tutti cercavano, tutti Annibale, veramente... Ha portato bene. Porta sempre bene al... Buonasera e forza Benevento, meglio i giovani che hanno fame. L'anno scorso nella squadra c'erano solo figurine senza voglia di giocare. Poi, buonasera a tutti, io penso che il Benevento è sulle tracce del Cesena dello scorso anno. Il Cesena ha vinto un campionato di C l'anno scorso a mani basse, con 5-6 giocatori della primavera. Non vedo perché il Benevento non può vincerlo questo campionato, forza strega. Proposito, c'è il nostro tra poco, che adesso Enrico Coppola ci mostrerà anche in video, perché il tra poco è l'argomento che vi farà scatenare. Vi farà scatenare. È come la discoteca il tra poco. Esatto. Tra poco. È una cosa che non ha tenuto macerato. Il tra poco arriva tra poco, aspetta. Io non lo so. No, mi sono curioso adesso. Allora, saluti da Giffoni Vallepiana, vai Pitone, facci sognare, questa categoria non ci appartiene. E poi Damiano Spina, che salutiamo sempre. Damiano. Credo che mister Biancolino ha un'ottima virtuosità, è capace di creare un gruppo sereno e coeso, dando responsabilità a ognuno per la causa Avellino. Sempre complimenti per la trasmissione. E a proposito dei giovani, dice l'Avellino non è da meno, è vero, con Biancolino soprattutto. Come no. Allora, eccolo lì il tra poco. Vedi Luca? Lì in alto a sinistra. Tu non ci vedi, quindi non lo riesci a vedere che bene. Qua. Che devo... L'Avellino è guarito e lui l'anti-Benevento? Questa è la domanda che ti rivolgo innanzitutto a te e poi aspetto i commenti da casa. Rispondimi. La mia domanda? La tua risposta. La domanda che fai tu a me. L'Avellino è guarito, è l'anti-Benevento? Stai prendendo tempo però, non bleffare. Ma dai, io sono subito convinto che è ancora presto, siamo appena in una giornata. Io, il Benevento, 6 punti di vantaggio, l'Avellino può recuperare, però è ancora tutto, c'è anche il Catania, potrebbe essere la terza incomoda. Per cui non mi sbilancio.
Cosa posso succe- sbilanciarmi? Dopo no, chiedo anche a Annibale, se tu vuoi sbilanciare, sbilanciati. No, non mi sbilancio. Tra l'altro c'è una notizia sul Benevento, pinato verso l'intervento chirurgico la prossima settimana, ferma in box da un mese e mezzo a causa della pubalgia. Marco Pinato, centrocampista del Benevento, verrà operato martedì prossimo. Sì, è vero. Fabio da Benevento ci chiede cosa succede in classifica se il Taranto viene escluso dal campionato. Ma niente, non succede niente. Chiaramente le partite, se sempre, non è la prima volta. Ci saranno i tre punti delle partite col Taranto. Nel giro d'andata, chiaramente, tutte le partite, solo il Picerno, chiaramente prenderà i punti, perché mi sembra forse l'Altamura che prenderà qualche punto. Qualche punto l'ha fatto sì, il Taranto. Sì, sono sei punti, quindi sicuramente distribuiti, chiaramente tolti al Taranto, saranno chiaramente poi azzerati, ecco questo. Enzo da Nocera, per Francesco, Citarella e Palumbo, due numeri uno. Eccoti qui con Palumbo, complimenti per la trasmissione. Annibale, quel tu invece... Palumbo che dicevo io forse, vedi, sì, non sì. mi sbaglio mai. Lui? Sono sempre sul pezzo, Luca Esposito. Tu come ti sbilanci invece, se ti sbilanci? No, io non mi sbilancio, io analizzo... No, sbilanciati ogni tanto. Io analizzo, io non sono come te che dice Bianconino, no, là bisogna vedere, adesso... Ma lo devi dire, adesso, però, io non, adesso, io dico ancora vedo, no, io tu dici, ancora no, io stanato, ancora no, io no, stanato, no, non l'avevi detto, dice ancora no. Io ti sto dicendo che io sono ancora convinto che la squadra è forte, che Biancaolino ha fatto dei ritocchi sicuramente, però tutto è coinciso col ritorno in campo di Patirno, punto. E quindi è un dato di fatto. E quindi abbiamo scoperto che l'Avellino è Patirno, ma Patirno lo scorso anno, scusami, anche... ti ricordi, torniamo indietro, scusami Angelo, lo scorso anno ti ricordi quando arrivò Patirno non segnava le prime partite, poi ebbe una serie di infortuni, e quando l'ha avuto pazienza ha fatto 20 gol, ha realizzato cosa? Ha realizzato portando l'Avellino nei playoff nazionale, quindi è chiaro che io sono sempre Francesco subdolamente sta dicendo che se pazienza avesse avuto è normale, è normale. Ma tu però non devi vedere le prestazioni sono ma con pazienza andate nei playoff nazionale lo scorso anno, ragazzi. Luca, scusami, pazienza aveva D'Ausilio e Sonas, bravo, che non stavano rendendo come stanno rendendo adesso. Ho capito. E perché giocavano? Ma perché è ritornato l'entusiasmo quando si cambia la natura? Che non giocavano. Però, sì, sono d'accordo, però è chiaro che gli uomini sono quelli. Allora, scusami, allora io dico, dovremmo fare una statua al direttore sportivo che è stato esonerato. Perché comunque i giocatori chi l'ha portato? L'ha portato Perinetti e Condò. Però non giocavano dove non dovevano giocare. Però non erano valorizzati. Non erano valorizzati. Luca. Ha pagato l'allenatore sicuramente, invece di solito, ma non perché succede a Biancolino, quando si cambiano i giochi, cioè l'allenatore subentra, c'è sempre una scossa. Ma è una scossa che i giocatori sta durando questa scossa. No, le cariche si azzerano e i giocatori come Cionek, che erano stati messi, per esempio Liotti non sta giocando, Liotti era sulla fascia insostituibile per pazienza, sì. Oggi non gioca, gioca Cionek che non giocava con pazienza, questo è... Vabbè. Che stavamo dicendo? Ti sbilanci? No, è l'Avellino l'anti-Benevento? Allora, dico che bisogna vedere a medio raggio, non dico a lungo raggio, sì, che cosa succederà. Perché? Faccio un'analisi oggettiva. Sei combattuto, ecco perché sei combattuto da Benevento. Adesso con quello che ti dirò, vedrai che non è che mi sbilancio, ma dico la verità. Dimmi. La verità vera. Allora, se Biancolino in quattro partite ha fatto 10 punti, ecco, vediamo che cosa fa in altre quattro partite e vediamo il Benevento cosa anche fa. Perché lì ti sbilancerai. È certo, ragazzi, che mi sbilancio, Benevento, perché c'è anche il Catania. Io voglio vedere questo Avellino con il Benevento, col Catania, tutti i rispetti, c'era cioè la Casertana, col Crotone che stava comunque con problemi anche abbastanza seri, con il rischio esonero. E io vorrei vedere adesso al cospetto di una squadra come Avellino, come il Benevento, il Catania,
Allora là è un banco di prova, cioè tu dici probante, uno scontro diretto negli scontri, sì, diretti. Probante, io là vorrei vedere anche il Benevento. Annibale, e da casa scrivono Ilario da Montoro, non era Vacca ma Vadacca il giocatore della Ha ragione, ha ragione. Giustissimo, vero, bravo, era allora, bravo, bravo. Per chiudere, Avellino Casertano, ci andiamo a sentire, naturalmente di umori opposti, Biancolino, che dice siamo solo all'inizio, e Iori, che chiede scusa. Cioè risponde a... Equilibrio, piedi per terra, la squadra lo sa, non ci dimentichiamo da dove stavamo, dove siamo ancora adesso, perché non guardo né quelli su, né no. Io guardo partita su partita, è giusto stare sempre con i piedi per terra, però va fatto i complimenti a questi ragazzi per quello che stanno facendo, quello che stanno dimostrando in mezzo al campo. Va a finire che qualcuno può pensare qualche attacco indiretto, ma non mi permetto di attaccare nessuno, però secondo me la fiducia è farli sentire forti, perché secondo me sono buon giocatore, perché l'hanno dimostrato qua, l'hanno dimostrato anche da dove venivano. La responsabilità è sempre di chi li guida, bisogna assumersi le proprie responsabilità e in questo bisogna avere la giusta lettura. Secondo me siamo mancati in tutto, soprattutto come atteggiamento, che è la cosa che più mi lascia così, perché una squadra può perdere, ma non così. Siamo mancati in tutto, bisogna guardare in faccia la realtà e chiedere soltanto scusa, perché quello che dobbiamo fare oggi è questo. È Luca che sta parlando. No, quando si assume la responsabilità, signor, no, dopo io mi arrabbio, Iori. Cioè, chiaramente, chiedo scusa, ma scusa è troppo poco. Cioè, bisogna chiaramente adesso mettere davvero, dimenticare quello che si è fatto in precedenza, perché non si è fatto nulla. Adesso bisogna costruire, perché il campionato è difficile. Ma la Cavese è decisiva per Iori. C'è l'umiliazione alla città di Caserta, questo 5-0 che resterà nell'almanacco. La Cavese è decisiva per Iori? La secondo me sì, è chiaro, è uno scontro salvezza attualmente, guardando la classifica, è chiaro, se potrebbe essere nel caso in cui non dovesse fare risultato, rischierebbe davvero il mister Iori. Però al di là di questo, il giornale ha fatto dell'Avellino, ha fatto 5 gol Paterno in 3 partite. Sì. Carmelo da Cervinara scrive: l'Avellino farà un grande campionato di vertice. E poi c'era un altro messaggio che mi sono perso nel frattempo, eccolo qui, no, l'avevo letto, meglio i giovani che hanno fame, l'anno scorso nel Benevento c'erano solo figurine, sì, questo già lo avevo letto. Tu che pensi su l'interrogativo che ho lanciato prima? Sì, secondo me... È l'Avellino l'anti-Benevento? Secondo me sì, adesso è un pochino presto, vero, però secondo me verso la fine... sarà l'Avellino, anche perché poi bisogna vedere pure il Benevento come reggerà la pressione, perché comunque è un Avellino che sta macinando vittorie, risultati, e quindi adesso è presto, però secondo me... Senti Francesco, è questo Giuliano che sta veramente sorprendendo tra le campane. Che ne pensi? Anche se devo dirti che l'ultima partita che ha giocato... è stata, secondo me, no, ha dominato, perché sì, ha dominato 10 però, le cose la Juventus, l'espulsione di non mi ricordo come si chiama, sì. Puskas mi sembra, sì, diciamo, è arrivata all'inizio, quindi la partita è già era il gol, sì. L'ha fatto subito gol, quindi poi, sì. E qui che ne però pensi secondo me video? È una buona squadra, un gruppo molto unito che segue l'allenatore, che è la cosa fondamentale, perché poi che alla un valore fine, aggiunto sì. Bertotto invece la domanda te la vorrei fare sulla Cavese, chiaramente tu sei un giocatore, qual è l'obiettivo che la società vi ha chiesto quest'anno? Tu sei giovane, sei un giovane interessante, perché lo scorso anno ricordo, e io lo sapete che seguo la nocerina, sul mattino e lui è un giocatore, è uno che si porta questo nome pesante, questo cognome pesante, no? Citarella, sai, i cattivi, ma il figlio di Citarella, ecco perché gioca, no? Giocare a Nocera e fare 34 presenze, tu puoi essere anche il figlio dell'imperatore,
non giochi, è chiaro. E quindi lui ha il merito di, anche a capo un po' tra lo scetticismo di una nocera, si è fatto voler bene. La partita, ricordo, ero lì presente, dove si è uscito e si è stato avuto davvero un il popolo di Cava di Tira ti ha applaudito con la sostituzione. Non mi ricordo quale partita era, mi sembra col Crotone. Crotone in casa che avete vinto. No, forse era in Coppa Italia. In Coppa Italia tu hai avuto applausi scroscianti, dove meritatissimi, hai fatto valere, hai fatto capire che ci sei in questa squadra, meriti di giocare, tant'è che il mister ha sempre, tranne Benevento, hai sempre giocato, giusto? Ecco, l'obiettivo tuo personale e l'obiettivo invece di quest'anno, cioè l'obiettivo della carriera di squadra. E di squadra, è quello di? L'obiettivo di squadra iniziale è quello di salvarci, ovviamente. Siamo una squadra giovane, una squadra che ha voglia di fare, poi ovviamente quello che verrà dopo è tutto di guadagnato, però secondo me come gruppo e come squadra possiamo puntare anche a qualcosina in più e toglierci delle soddisfazioni. Invece tu, il tuo personale? Il mio personale è quello di giocare più partite possibile, di poter aiutare la squadra, il mister, di potermi mettere in mostra, ecco, grazie anche a loro. Okay. Abbiamo un tifoso, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono signor Mario, chiamo da Corti in provincia di Caserta. Ciao Mario. Ci siamo attenditi la settimana scorsa. Assolutamente, ricordo, vai. Allora, innanzitutto mi stringo intorno alle famiglie di Foggia. Sì. Un intorno extracalcistico, perché dispiace tantissimo il fatto che è successo. Sì, assolutamente, fai bene, bravo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, voglio dire che è inutile che i tifosi della Casestana chiamano questo e quell'altro. Allora, questa storia è iniziata quando noi, la prima partita di Coppa Italia con il Giuliano. Ma secondo voi gli spettatori possono aspettare quella specie di sindaco marino, così lo devo chiamare, e il presidente non aggiustano l'impianto elettrico in una squadra di Serie C? Già abbiamo iniziato male. Poi 5 schiaffi ad Avellino e non esonera l'allenatore. Cioè, ma come vuoi? Che cosa vuole farci? Lo dicete chiaramente, lo dico con una schiattezza proprio. Poi vanno sul comune, fanno finta che mettono le firme per il nuovo stadio, siamo da 2 anni ad aspettare. Ma se non fa la squadra e prendono l'allenatore lo stadio per me è una cosa inutile. Non so se rendo l'idea. Assolutamente, sei chiarissimo, grazie Mario. Volevo dire anche un'altra cosa, se mi permettete. Prego. Deve esonerare subito l'allenatore e il direttore sportivo. Poi non è che a Caserta bisogna fare lo stadio nuovo. Con la squadra dell'anno scorso bastava mettere la copertura nei vestiti, la copertura alla curva, aggiustare poi i bagni, e la Casestana poteva fare le cose in grande, si fanno quando ci stanno i soldi. Siccome questi soldi non ce l'ha, è meglio che se ne va pure lui. E la Casestana ce l'avete lui e la moglie. Vi ringrazio e buonasera. Ciao, grazie Mario. Luca? Ma non sono d'accordo, cioè non bisogna essere così catastrofici. Però ho notato che in molti ritorna questa storia che non si pensasse subito allo stadio come priorità, pensiamo alla squadra. L'hai notata anche tu? Sicuramente sì, è chiaro che la retrocessione fermerebbe, porterebbe, noi ci auguriamo di no, nello sconforto i tifosi al di là dello stadio, però lo stadio è sempre una qualcosa che va preservato, perché è della città di Caserta, i giocatori vanno e vengono, quindi credo che se c'è un presidente che vuole fare lo stadio ed è pronto, un progetto ormai diciamo un po' vecchiotto, dovrebbe essere attualizzato, no? Attuato, e spero anche al più presto, ma al di là di questo, è un po', no, il tifoso da casa è un po' disfattista, perché è chiaro, se è vero, se la situazione rispetto allo scorso anno è un po' più drammatica, però è tutto, siamo alla nona giornata e sicuramente prendere l'allenatore, ho sempre detto, mi assumo responsabilità, giovane come Iori che aveva allenato solo in D lo scorso anno con scarsi risultati, sicuramente è stato un azzardo, però è chiaro che bisogna fare un passo alla volta, non devi fare ok adesso che non ci sono i risultati, non arrivi i risultati, allora a questo punto qua stiamo tutti a casa, no, dovete andare in massa e tifare per la Casertana. Cioè è troppo facile applaudire quando le cose vanno bene, quando si vince. Bisogna stare vicino alla squadra in questo momento. Però secondo me l'unica cosa che dissento Il discorso che fanno loro è quasi che
da come lo interpreto, D'Agostino voglia distrarre con il progetto stadio quello che è il progetto tecnico della squadra. Ma non credo, perché anche è in contrapposizione, sarebbe in controtendenza, nel senso che, cioè, se il presidente ha pronto uno stadio, è chiaro che vorrebbe giocare in professionisti uno stadio, capito? Sì, andare, sì, ho capito. Retrocedere è un controsenso, capito? Non credo a questo. Io credo che non valga il ragionamento che poi è applicazione quotidiana alla politica, cioè distrarre da alcuni momenti. Credo che sia un momento negativo per la Casertana e bisogna far quadrare nel miglior modo possibile il lo stadio. Comunque, al di là, se dovesse essere realizzato, quindi iniziare il rifacimento del Pinto, credo che è un bene comune, un bene pubblico che resta alla Casertana, che resta a Caserta. Adesso o in Serie D o in Serie C o in Serie B, comunque è un'idea, è un progetto che va portato, diciamo, avanti e fa anche, diciamo, incoraggiato. Un altro tifoso al telefono, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Luca, chiamo da Salerno, tifoso della Vellina. Ciao Luca, prego. Niente, prima di tutto volevo fare, diciamo, gli auguri alla Casertana, perché noi abbiamo, diciamo, dei trascorsi con la Casertana, diciamo, in buon vicinato. Sì. Per quanto riguarda la parte iniziale del programma, non l'ho sentita molto bene perché avevo il segnale che andava e veniva, e in redazione, devo dire la verità, se l'ho detto, penso che me l'hanno messo a posto. Dunque, io volevo dire, prima ho sentito che cosa non è funzionato ad Avellino. Teniamo presente che ad Avellino l'inizio del campionato è stato un po' così, con 6-7 titolari che sono mancati perché per vari infortuni, vari Tribuzzi, Rocca, insomma, non faccio tutti i nomi, comunque sono parecchi che mancavano, lo stesso, diciamo, centravanti e tutto quanto. Volevo chiedere al giocatore della Cavizze, lui ha incontrato sia il Benevento, sì, è vero che era la prima partita di campionato, e poi l'Avellino. Io l'ho vista quella partita, diciamo, del Benevento con la Cavese. Loro in effetti sinceramente meritavano qualcosa, sicuramente di più, perché loro anche il secondo tempo hanno sfiorato diverse volte il gol. Io ho visto una squadra, diciamo, chiaramente, perché è giovane anche la Cavese, priva di esperienza, perché veramente applica un bel gioco. Quindi volevo dire, ha giocato sia col Benevento che con l'Avellino. Se posso avere un giudizio, insomma, delle due squadre che lui ha visto, se ha giocato, non mi ricordo se lui ha giocato, e poi io l'ho visto la partita con la Cavese, che stavo a capa, ho visto un primo tempo proprio che la Cavese si è chiusa in aria, il secondo tempo più, diciamo, palleggiato, però comunque la Velino si vedeva che era impotente nel segnare, perché mancavano c'erano i due incalzi, e quindi voglio dire ha mancato diverse volte il gol senza, diciamo, approfittarne di qualche occasione che ha avuto. Poi per il resto io ripeto che alla lunga io penso che l'Avellino verrà fuori, e lo stesso Biancolino mi ha meravigliato, devo dire la verità, perché è cresciuto anche molto come persona di campo, insomma, ecco. Niente, faccio gli auguri anche alla Cavese e speriamo bene per grazie. Noi grazie. Grazie Luca, ti faccio rispondere subito. Hai giocato contro Avellino e Benevento, chi ti ha impressionato di più? Detto che la partita di Cava contro l'Avellino era forse nel momento peggiore. Infatti c'è da dire questo, diciamo, mi ha impressionato il Benevento, ma nel modo in cui ha reagito, ecco, perché noi lì a Benevento ce la siamo andati a giocare, potevamo stare dopo 10 minuti subito 2-0 e poi Non si sa come andava a finire. Però l'Avellino invece in alcune situazioni l'ho vista meno squadra, ecco. Ecco, magari il periodo, no? Incompleta, però. L'Avellino a Cava era incompleto, mancava Patiero, Sì, assolutamente. Però comunque, diciamo, Tribuzzi, giocavano nomi che secondo me importanti, ecco, su Unas. Gori non mi sembra sia mancavano quelli che mancavano, sì. Però in compenso no mancavano gli altri. Al di là di Sunas, che si è riscoperto che una posizione un po' più avanzata rispetto più da trequartista rispetto a come giocava con pazienza, bisogna dirlo questo sicuramente. Secondo me dalla partita l'Avellino ha fatto più uno step mentale, ecco. È vero. A proposito del Benevento, il cosa è andato, cosa non è andato, lo vediamo insieme. E allora, cosa è andato per Lingieri, Luca? Perché?
Leggete lì. No, leggi tu, io non ce la faccio. No, vabbè, il primo gol del suo campionato è un gol lonzo, per dirla alla Galapa. Ma è un premio meritato, è un premio meritato in una partita in cui ha fatto tante cose belle e determinanti il classe 2005. Sì, sicuramente abbiamo portato fortuna, quindi portiamo fortuna anche a te, Cittadè. Tu devi capire chi viene qua, ospite fisso, in presenza. Vince il campionato. No, non abbiamo questi poteri, però... Se lo sicuro che farai gol prima o poi, quindi portiamo fortuna, abbiamo portato fortuna a Pellingieri, e quindi perché è stato davvero determinante, al di là della papera di Cardinali, chiaramente, sì, che si è messo a portare il pallone dentro la porta, però va detto che con Pellingieri, che tra l'altro è andato anche vicino alla terza marcatura, sì, è stato davvero incisivo, è stata davvero una doppietta storica per un giovane, e quindi io ho visto Vigorito, abbiamo parlato prima, eravamo io con Annibale, con il presidente a fine partita, raggiante, anzi io dissi presidente, però tre partite con quattro gol, Luca abbiamo fatto cinque gol, cioè ha perso il conto, la manita, no, del Benevento. Comunque, a parte questo, sono contento che abbia segnato per l'Ingerio. Cosa non è andato? Niente, anche qui come l'Avellino, la squadra di Auteri al Vigorito è una macchina perfetta, l'attacco domina e mette in crisi tutte le difese. Ok, un minuto di silenzio per Luca Esposito. Scherza l'amica Silvana da Salerno, profondamente triste e preoccupato per l'exploit dell'Avellino targato biancolino. No, ma scherziamo, Silvana? Sì, scherziamo. No, fa rima, no? Dell'Avellino targato biancolino. Per la cronaca, Patierno era presente nelle prime giornate di campionato, compresa la trasferta horror di Picerno, sì, il cambio di passo di testa e di cuore sono evidenti. Voi sapete, ragazzi, da casa, e chi segue l'Avellino e mi può anche chiamare e smentire, che Patierno non gioca, non si allena tutta la settimana, ma fa solo rifinitura perché ha ancora un problema al ginocchio. Lo sapete questo? Adesso te lo faccio sentire proprio dalla viva voce di Patierno. Sentiamo, sì? Sì. Io non l'ho sentito. Se dice la verità. A me mi hanno dato il derrotto, mi hanno detto che non stavo bene. Io come stavo 2 mesi fa, sto oggi. Sicuramente con una fiducia in più, perché non tutti ti danno la possibilità di non allenarti mai. Però fin quando i risultati arrivano, io cercherò, quando mi danno una possibilità, di ricambiare quella fiducia che un allenatore mi dà, che la squadra mi dà, perché non è da tutti. La squadra prepara le partite tutta la settimana, non mi vede mai, arrivo la domenica e gioco. Io questo lo ringrazio e cerco di dare il massimo per loro la domenica. Onesto anche. È onesto, va detto, però va detto che secondo me ce l'aveva un po' con qualche frecciatina verso Pazienza, un po' di pazienza, perché ha detto che, se ho capito bene, ho interpretato che non gli dava così, questa stessa fiducia. Ho interpretato così, perfetto. No, sì, probabilmente. Pazienza, però c'è ragionava, se uno non sta bene non ma gioca. Ma meritocratica, era forse più meritocratica. Una domanda a Luca, beh, dove Biancolino non ha niente da perdere. Una domanda a Luca, dove può arrivare il Sorrento? Sorrento è altalenante. Il fatto di giocare sempre fuori casa, poi non è una squadra, non ha un attacco di, diciamo, che ti possa garantire tanti gol, quindi fate un po' De Francesco, un po' assegna. Ecco, per esempio, ho visto la partita, non mi è piaciuto Guadagni è un giocatore che può fare tanto per questa squadra, quindi infatti quando vedremo poi anche le slide sul Sorrento ho rimarcato questo. È una squadra che è giovane, è una squadra che ha cambiato allenatore, però credo che possa quest'anno possa fare un buon campionato, un campionato diciamo di centro classifica. Non credo che possa avere diciamo velleità di classifica, credo che metà classifica, una salvezza tranquilla, dai, diciamo così. Buonasera Annibale, complimenti, sei una persona preparatissima, secondo me è importante che segui Patierno e l'Avellino con simpatia. Da Benevento, questo è un invito a non seguire il Benevento, forse? Vedi? Ma Vox non lo so. Populi. Ma non lo so. Sì. Vox Populi. Eccolo qua, ma che fai? Adesso fai il santone. Benevento, vedi? Ma io l'ho detto che sposo non venire. Io seguo, chi si può permettere di dirmi non venire? Nel senso buono. Ho capito. Mi hanno invitato Avellino di non andare. Io seguo quello che devo seguire, cioè seguo tutti. Annibale ci aveva chiesto una bella slide, l'abbiamo subito accontentato con il nostro Dario De Stefano. Così rispondi anche. La vediamo insieme. Non vogliamo essere blasfemi assolutamente. Annibale, guarda lì.
Pata e Tirno, eh? Grazie. Il suggerimento ha funzionato. Perché, Cosa ha detto, scusa, Nibu, sul Patiere? Fatemi capire. Ma cosa ha fatto? Padre Tirno, un padre eterno, è entrato e hai visto l'Avellino. Ha incominciato a dicendo tu, lo sto dicendo a Nibu, lo dico da un mese questo io. L'hai detto prima tu. No, lo sto dicendo la vita. Ma tu hai detto quello, non gioca. Quando è entrato Patirno sta facendo bene l'Avellino. Perché attribuite le cose a Ma sei geloso anche della mia. Lui mi ha chiesto la slide. Io ho chiesto perché io. Ok, va bene. Allora, un amico da casa ci tiene giustamente a precisare. Patirno comunque si allena in palestra, piscina, con un tutor, e che non si allena con i compagni. Era assiomatico questo. Ok, allora il Giuliano, andiamo un po' sul Giuliano, va? Cos'è andato in questo Giuliano, Luca? Flavio Ciuferri, perché? Perché l'ho premiato, no, pratica scherzo. Tra l'altro, spoilerò solo questo, Ciuferri sarà presente anche tra Sport Awards, come miglior giovane della passata stagione, quindi anche un giocatore della Cavesa, tra l'altro... E non posso dire. Allora, Ciuferri giova. No, perché lo scorso anno ha fatto un grande cambiamento a Sorrento, quindi fate uno più uno, due. Ciuferri, allora, infatti, è stato il Ciuferri gioca 24 palloni, serve i compagni e va alla conclusione. Gli manca soltanto il gol. Invece, per quanto riguarda le cose non andate, la finalizzazione. Cioè, creano tanto, però hanno finalizzato poco. Hanno avuto con Giorgione tante occasioni, anche con Ciuferri che ha steccato. Una conclusione, diciamo che tutto sommato un buon Giuliano. Diamo al telefono e poi andiamo in pubblicità, c'è un amico, buonasera, con chi parliamo? Buonasera a tutti, sono Giuseppe Cicalese da Cava. Ah, l'amico di Annibale, ciao Giuseppe. Buonasera. Ti devo fare una domanda prima. Giuseppe, ti devo fare una domanda che non è pubblicità, sì. Prima che fai tu la domanda in studio, sì. Ma hai postato un pezzo su Facebook straordinario, che cos'era, terracotta maiolicata o no? Sì, esattamente, era un pezzo di terracotta maiolicata. Bellissimo, complimenti. Ti ringrazio per la situazione. No, figurati. È un altro questo, è una natura pubblicitaria che crea sempre il nostro Annibale. Scusami Giuseppe, Peppe, scusami, fai la domanda. No, vabbè, saluto a tutti voi in studio, vedo sempre con piacere la vostra trasmissione, perché grazie. Siete quasi sempre obiettivi e oggettivi sulle disamine delle partite. Saluto Francesco Cittadella, sperando di fargli gli auguri per il resto del campionato, sperando che faccia qualche tiro da fuori. E quindi facci qualche gol da fuori. Niente, la Cavese, diciamo che nell'ultima partita ci ha dato qualche preoccupazione, perché questo stop con la Turris non ci voleva. Però la Cavese è questa qui, ci sono tanti giovani che vanno spronati e non contestati assolutamente, anche perché il cammino fino adesso, voglio dire, è comunque buono. Grazie Giuseppe. Grazie. Continua a seguirci, grazie. Ha chiuso. Ciao, sì. Peppe. Ma ciao. Non, non mi ricordo, io a incontrare un tuo amico, era questo qua. Questo qua. Io parlai bene di Andibri, parlo sempre bene. Proposito del Giuliano, ci andiamo a sentire nel post partita Balde, l'uomo che ha deciso la gara con la Juve Next Gen. Questo gol lo dedico a mio fratello piccolo, che mi aveva detto che segnava, e così è stato. Penso che anche se eravamo 11 contro 10, loro stavano dietro e penso che per le nostre caratteristiche, per come giochiamo noi, è molto difficile trovare spazi e quindi diventa una partita più difficile per noi. Però comunque quando vinci partite così sono importanti, perché sono queste quelle che devi vincere. Qui hanno fatto la domanda a Balde, paradossalmente quel gol iniziale, l'espulsione, ha un po' condizionato forse in negativo la gara del Giuliano, che non ha espresso un grande calcio, forse cullandosi del gol e della superiorità numerica, è possibile, sì, no Luca? Sì, se può essere anche questo, sicuramente, però bisogna... Un po' di insicurezza questa volta io devo dire la verità, nell'ultima partita è stato un po' fortunato il Giuliano, bisogna dirlo. Altre volte era stato, meritavo di più, invece un po' ti toglie e ti dà la sorte, no? Però questa volta diciamo che
l'uomo in più poteva sfruttarlo meglio. Alfonso da Cava dei Tirreni si associa al dolore che stanno vivendo le famiglie di Foggia, saluta Citarella che presto farà gol con la Cavese. A proposito di Citarella, a proposito di giovani, tra l'altro nel settore giovanile della Cavese c'è anche Raffaele Schiavi, tra l'altro l'abbiamo avuto anche qui, fa parte, sta nello staff, sta creando, frequentando anche il corso a Coverciano per diventare allenatore, quindi in bocca al lupo anche a Raffaele Schiavo che ha definitivamente appeso gli scarpetti al chiodo, come si dice, no? Va bene, allora andiamo in pubblicità? Sì, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo poi più avanti con Giannone della Turris con la rubrica di Annibale, a tra poco. Eccoci ritornati in studio, Adolfo da Cava dei Tirreni, Citarella promessa sicura del calcio italiano, vicino al dolore delle famiglie di Foggia, Cavese, squadre e società giovane, getta le basi per un progetto serio e duraturo, così si fa il calcio. Grande lavoro, nelle realtà minori. Grande lavoro di tuo giudice, perché sono convinto che rimpiazzerà anche a breve piana, perché so che è abbastanza lungo il recupero, almeno sicuramente farà qualcosa sul mercato, se riuscirà a trovare anche il giocatore che potrebbe fare a caso della Cavese, chiaramente. Quindi bisogna dire anche bravo al giudice, che lo scorso anno non è semplice, non è da tutti uno che non ha mai fatto la Serie D giocarsi Serie C. No, lo scorso anno in Serie D la Cavese. Ah, scusami. No, nel senso che non ha mai fatto la Serie D lo giudice come direttore sportivo, ha sempre militato, ha sempre operato tra i prof e tra i professionisti, invece si è messo in discussione, ha vinto un campionato dove c'era anche la Nocerina, che lui giocava, che era l'antagonista tra virgolette fino a un certo punto della Cavese, e non era semplice che vinci facilmente la Serie D, e quest'anno secondo me con una squadra con un budget risicato, non c'è un budget illimitato, il cordone della borsa della Cavese è un po' rispecchia un po' quelli che sono un po' l'andamento un po' tutte le squadre di Serie C, no? Non è proprio illimitato, e quindi ha fatto una buona campagna acquisti, poi con il mister di Napoli che io saluto, che apprezzo, anzi stimo tantissimo, è uno che ha navigato in Serie C e sono convinto che possa davvero fare bene, e come ha detto anche il nostro Francesco, sicuramente l'obiettivo è la salvezza, proprio con questi playoff allargati si può anche arrivare, si può anche centrare l'obiettivo di qualcosa in più di una semplice salvezza. Un saluto a Francesco con l'augurio di arrivare presto in Serie A, forza Cavese. E poi chiedono se il Giuliano può confermarsi ad altissimi livelli, lo chiede Alfonso da Giuliano. Ma io l'ho detto prima, sicuramente ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno, si è andato via, Salvemini, però comunque hanno preso giovani interessanti, è stato bravo qui Fracchiolla comunque ad accontentare il mister, stanno facendo bene, quindi non c'è pressione, nel senso che non hanno obiettivi. L'obiettivo del Giuliano è partita per partita, se facciamo i playoff bene, non li facciamo, l'importante è mantenere la categoria. Non hanno le pressioni di Benevento, non ha la pressione di Avellino, è chiaro che è diverso, quindi credo che quando non hai pressione, non hai quell'assillo di dover per forza ottenere dei risultati, secondo me il Giuliano può davvero quest'anno divertirsi divertire. Credo che giocare con la testa sgombra come dici tu, aiuta moltissimo. Allora, il Sorrento, andiamo a vedere cosa è andato, cosa non è andato. Promosso Don Bolsius da Luca, perché le occasioni più pericolose sono capitate tutte a lui, talvolta però ci mette del suo, sfiorando la realizzazione personale, mettendo fuori da buonissima posizione, quindi lo promuovi un po' a metà, non se vogliamo. Sì. Perché, cosa non è andato, lo dicevi prima, guadagni perché non è stato il calciatore che abbiamo visto, perché è uno che lavora tanto per la squadra, fa tanto lavoro sporco, probabilmente anche fisiologicamente era un po' stanco visto le tante partite ravvicinate, il fatto ragazzi di giocare sempre in esterno non è semplice, un giocatore fare trasferte continue, quindi che possiamo anche giustificare la prestazione proprio sufficiente di guadagni. Mi ero perso la Cavese, la vediamo adesso, così chiamiamo anche in causa direttamente Francesco. Cosa è andato? Badier entra con il piglio giusto nel match, un suo guizzo rimette in discussione
la partita, crea diversi grattacapi nella difesa avversaria nei minuti finali e tra i pochi a salvarsi, dice Luca. Il gol, mi sembra, giusto per Sorrentino. Sì, sì, sì. Invece non ti è piaciuto Pezzella, perché Luca? No, Pezzella, l'ex Avellino. Non mi è piaciuto perché comunque non è stato, non ha a causa, tra l'altro anche colpa sua sul rigore che poi ha perso il pallone, Gianluca, velenoso, sì. Che poi ha regalato il rigore al però a verità a me non il centrocampo della Cavese, non mi è piaciuto tutto il centrocampo della Cavese, quella partita un po' stanca, non so se siete d'accordo con me, ecco, ma anche per esempio il Conate, il ragazzo di colore, un po' la corsia di destra che non mi ha convinto, non so se siete d'accordo. Non voglio mettere in difficoltà perché No, diciamo che è un po' così, quando la partita non gira è sempre un po' colpa del centrocampo, ecco, però secondo me, ecco, come dicevo prima, siamo arrivati a prima del gol che non ci aspettavamo la Turris potesse farci un gol. E appena abbiamo subito il gol, fate due azioni da Turris. Appena abbiamo subito gol, secondo me non ci siamo impauriti, però ci siamo trovati un po' scombussolati, ecco, proprio perché non avevamo quella pericolosità, ecco, sì, non avvertivamo volte, quel pericolo. Però secondo me, ecco, se magari qualche occasione in più l'avessimo portata dentro, sì, ecco, certo, stavamo parlando di altro. Un'altra partita, perché è chiaro che Sorrentino dà e toglie però a questa Cavese, ma poi è stato anche Brea Marconi, il portiere della Turis, sulla sono sempre, diciamo, Fella, mi sembra, periodi, ecco, sì, 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 magari sì. Un'altra domanda da casa: il Cerignola può essere la Juve Stabia della scorsa stagione? No, Juve Stabia no, però sono convinto che la Cerignola nei playoff può davvero essere la mina vagante. L'ho detto stamattina anche su TV Retimo e Radio, dove praticamente mi hanno chiesto proprio sul Cerignola. Il Cerignola è una squadra che lo scorso anno ha mantenuto i 7 undicesimi, è vero, è andato via D'Andrea, è andato via Malcore, hanno preso Cuppone, hanno preso Salvemini, chiaro che Cuppone adesso si è anche infortunato, quindi secondo me il lavoro di Vittorio, il DS, è stato lungimirante, è stato un lavoro comunque certosino, è un lavoro che sta pagando la squadra pugliese, è una squadra che può davvero essere la mina vagante e può essere dura affrontarla per tutte le squadre che del Legione C, perché è una squadra che sono tutti in casa, che è davvero molto 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 difficile affrontare. Annibale? Su questo, sul Cerignola? Guarda, il Cerignola è una squadra che mi fa porre molti interrogativi, non riesco ad inquadrarla bene, è una squadra solida, gioca anche un buon calcio, però non la vedo forse, ma mi sbaglierò, non lo so, non la vedo matura per un'accelerazione che poi le possa far sicuramente pensare ad un salto di qualità e quindi di categoria, però ovviamente sta lì, è seconda in classifica e quindi praticamente i risultati dicono anche altro, anche il Picerno, sì. Il Picerno che uno mi fa la domanda sul Picerno anche stamattina, il Picerno che perde a Taranto ha dimostrato i limiti, cioè il Picerno non può perdere a Taranto, significa che il Picerno è lì, siamo alle battute iniziali del campionato, però non puoi andare a perdere sarebbe a Taranto, sarebbe stato primo in non condominio col Benevento, quindi significa che questa squadra non ha psicologicamente, e dei giocatori parlo, la possibilità di poter fare un campionato di vertice, perché significa che hanno avuto i giocatori in questo momento soffrono di vertigini, perché chiaramente non è semplice anche qui quando una squadra soffre di vertigini mantenere poi la andiamo la al telefono, c'è un amico, buonasera. Ciao Angelo, sono Marco, un saluto a tutti. Ciao Marco, prego. Allora Angelo, che a dire, l'Avellino sta volando praticamente, la cura Biancolino funziona. Dobbiamo ringraziare anche Luca Esposito che ha detto che con Biancolino non era cosa la panchina dell'Avellino, invece sta portando bene. Ma ragazzi, non fate sempre i professori, ma anche l'Avellino vi ricordate il comunicato dell'Avellino? Quando l'Avellino disse ha affidato momentaneamente la guida tecnica all'Avellino dell'Avellino Calcio. Lo disse anche il comunicato, ragazzi, perché nessuno si aspettava questa
questo exploit, fortunatamente dico, da parte di Biancolino. Attenzione, io non ce l'ho con Biancolino e non ho mai mangiato il piatto di pazienza. Beh, figura, io sono, cerco di essere più costruttivo possibile, e è un dato di fatto che quando è entrato, sicuramente, come ha detto lo stesso il giocatore, il mister, mentre Pazienza era più meritocratico, se non si allenava non giocava, invece Biancolino, ma Biancolino è essenziale. Facciamo finire Marco un attimo. Sicuramente. Luca, però hai detto anche adesso poco fa che il Piceno non poteva perdere a Taranto, e il Piceno non è che deve vincere il campionato. Il Piceno è una squadra che si deve salvare, il Monopoli, certo, si deve salvare, certo. Stanno facendo tutti i punti per la salvezza, certo. Tra 3-4 settimane si vedrà la Rellini in alto, il Trapani, però io Catani, ho detto anche una cosa, si vedranno. Marco, io ho detto anche un'altra cosa l'altra volta, io dissi, sì, quando mi fece la domanda, ma il Picerno, no, il Picerno, l'Avellino recupererà i punti sul Picerno, mi preoccupa il Benevento, cioè il Benevento, è vero o no, non è il Picerno che può perdere 6 punti, 7, 8 punti così, quindi ecco perché ho detto, io mi auguro che l'Avellino possa raggiungere il Benevento e vinca il migliore, perché non qua siamo io sono un giornalista regionale, cioè una TV regionale, tifiamo per tutte le squadre campane, anche la Cavese, voglio dire, non è che io anche la Cavese, nel senso che sorprende Cavese, facciamo il tifo per tutte le squadre campane, che vinca il migliore, io non ce l'ho con nessuno, voi pensate che io ce l'abbia con l'Avellino o sono pro Benevento o pro Cavese, no, io per me sono tutte sullo stesso piano le squadre campane. Marco, ti voglio dire una cosa, Luca non lo sa, sì, perché Luca non lo sa perché l'Avellino incomincia a volare, perché Biancolino abita vicino all'aeroporto di Capo di Chino. Luca non lo sa, mi mancava sta questo cosa. Mi è piaciuto Annibale, questo mi è piaciuto. Sì, questo no, deve studiare di notte Annibale queste cose. Però al di là di questo io dico che l'Avellino, se continua così e si vede già domenica che vince a Biella e Benevento comincia a perdere qualche punto, l'Avellino è un treno senza freni per me, perché dopo ci saranno dei scontri diretti e l'Avellino dei scontri diretti con il pubblico che ha sia in casa che fuori casa, vuol dire la sua. È sempre un bellissimo campionato, però la Verdina deve fare partita dopo partita il suo percorso. Noi saremo sempre a fianco della squadra e speriamo di andare in Serie B, perché la Serie C è fritta per lui. Ciao. Grazie, ciao, Marco, ciao. Continua a seguirci. Allora, in attesa di allestire il collegamento con Giannone della Turris, andiamo a vedere proprio il cosa è andato, cosa non è andato dei Corallini. E allora è andato proprio Giannone. Alla prima occasione utile porta in vantaggio la Turris con un classico colpo da biliardo, poi si inventa anche un filtrante illuminante che determina il fallo da rigore sul Nocerino. Insomma, fa tutto lui, no Luca? Sì, ha fatto tutto lui, ha fatto il gol, ha fatto si è provato il rigore. L'ha calciato. Quindi, ha calciato, ha fatto gol, quindi chiaramente è un redivivo Giannone, i primi gol di questa stagione. È un Highlander, immortale, no? E Giannone che sta facendo davvero ha ripreso a segnare, poi ha la fiducia del tecnico, ecco, quindi il calciatore secondo me dipende sempre anche dall'allenatore. Questo calciatore andava, mi ricordo che con Caneo era stato messo un po' da, diciamo, in delle retrovie, ecco, poi lo stesso è successo con Menichini, sì, no. Anche se ripeto, quello è falcidiato anche dagli infortuni, Giannone, ricordiamolo. Oggi il giocatore sta ancora bene e lo ha dimostrato facendo due gol alla difesa della Cavese, al di là delle responsabilità della retroguardia, però credo che la Turris possa adesso mi auguro che la Turris possa trovare continuità, ecco, perché bisogna, il problema di questa squadra è la continuità, perché ricordiamo veniva da due sconfitte nelle quali aveva subito 7 gol. Quindi, invece non ti è piaciuto Ekuban, che è il fratello di quello più famoso del Genoa. Bravo. Impegno e corsa non mancano, però non riesce mai a impensierire la difesa avversaria. Sì. Allora, ce l'abbiamo proprio Giannone? Skype? Sì. Ciao Luca. Buonasera. Ciao, allora in studio ci sono Francesco Citarella, Luca Esposito e Annibale Discepolo. Ti lascio subito proprio a ma Luca Esposito. Non mi sei sempre vai. Ma perché sei in breve? Quando non ti do la parola, ti arrabbi. Perché? Allora, amico mio, innanzitutto complimenti. Sono contento, mi spiace per io vado per sei con tutte le squadre campane, quindi voi avete vinto, quindi onore a voi, e quindi mi dispiace invece per Francesco. Però ecco, due gol importanti, no? Soprattutto realizzati una settimana dove durante una settimana davvero
che avete vissuto davvero difficile, una settimana davvero complicata, i 7 gol in 2 partite, le sconfitte, le contestazioni da parte, soprattutto dopo il 3-0 in casa col Cerignola. Quindi è chiaro che è stata una settimana difficile, però bisogna, io mi ricordo che avevo anche parlato con di Napoli, il quale mi aveva detto: Lu, questa è la partita più difficile affrontare in questo momento la Turris. Ecco, avete mostrato, messa la garra, quella garra giusta per vincere questa partita, questo derby. Sentivate, perché tra l'altro ancora una volta, ahimè, bisogna dire, senza pubblico, diciamo, perché chiaramente c'erano restrizioni, c'erano i tifosi della Turris, infatti voi siete stati accolti alla grande al ditone della Torre del Greco per questa vittoria anche importante, perché vi rilancia in classifica. Ecco, però ripeto, una settimana difficile, turbolenta, invece avete dimostrato che, nonostante le dicerie proprietarie, i comunicati estenuanti, io dico, tu dici, voi ci siete. Siete, il mister è stato bravo a compattarvi, a tenervi comunque con la testa su questo derby, cioè a giocare questo derby. Ecco, quanto è stato importante per voi questa vittoria? Quanto è importante e quanto vi può rilanciare in classifica questa vittoria? No, sicuramente è stata una vittoria importante. Sapevamo che una nostra diretta concorrente per giocarci la salvezza finale. Non venivamo da un periodo sicuramente facile. Abbiamo perso 2 partite prendendo 7 gol, tirando poco in porta. Quindi sapevamo di essere una squadra in difficoltà. Però ci siamo riuniti con l'atteggiamento giusto. Abbiamo affrontato, anche subendo la partita, ma siamo riusciti a portarla a casa. Poi, per quanto riguarda i problemi che ci sono stati, un po' le discussioni, le voci che ci sono state, abbiamo cercato di isolarci da tutto questo, altrimenti non se ne usciva. Il mister va isolati, come hai detto tu, e quindi siete stati bravi ad andare comunque con la giusta concentrazione, no? A Cava dei Tirreni avete dimostrato comunque che, al di là che possa esserci le beghe societarie, nel senso che l'ex presidente, il nuovo presidente, di chi è, i tifosi sono un po', diciamo, spaesati, ma è chiaro che bisogna adesso, credo che con questa vittoria si annulla tutto, adesso bisogna fare il bene della Turris. Il presidente, che ringraziamo anche l'ufficio stampa della Turris, sa benissimo che è un compito difficile, però sono convinto che se avrà la possibilità, tra l'altro anche il malpensante avevano percepito, ma questo non pagherà il 16, invece giustamente, puntualmente siete stati pagati, onorati, adesso bisogna onorare il campionato, e sono convinto che a gennaio questo presidente, non se deve fare qualche acquisto, non diciamo lo farà. Ecco, hai fatto domande, risposte. No, vabbè, no, sì, vai Luca, vai. No, voglio dire che comunque, cioè, il presidente sicuramente non ha trovato una situazione facile. Ci sono stati, vabbè, come tutti sanno, dei problemi con la vecchia gestione. È entrato, ha risolto dei problemi che c'erano sicuramente, ci ha fatto stare tranquilli, poi diciamo che poi è andato tutto a avere il meglio, speriamo che poi in futuro sarà sempre così. Intanto qui stasera in studio abbiamo ricreato l'atmosfera del derby, perché c'è Francesco Citarella, non so se volete scambiarvi qualche considerazione. Si sono scambiati qualche colpo? Sì. Francesco, per Luca qualcosa? Lo saluto e gli faccio i complimenti, anche se a malincuore. Senti Luca, sei stato una spanna sugli altri, insomma, hai messo, no, a disposizione della causa della Turris la tua esperienza, ma anche la tua grande tecnica, il gol in apertura, poi hai procurato il rigore, l'hai anche realizzato. Quanto è importante per i compagni avere te, avere un Giannone? Ecco, come ti poni anche tu, che sei uno della vecchia guardia della Turris? No, io cerco di mettere la mia esperienza a disposizione dei più giovani. Poi sono un amico per tutti, dei giovani, dei grandi, quindi con me troveranno sempre un appoggio, un aiuto. Questo non mancherà mai da parte mia. Quindi penso questa
non lo so, serve ai più giovani, ai meno giovani, serve pure a me, quindi cioè, ne attraggo anche piacere a questo. Da Castellammare scrivono Giannone il re dei cucchiai. No, il re del cucchiaio, Giannone se lo ricorderà, anzi del cuppino, era riccio, te lo ricordo. Non lo posso mai Senti, non lo no, dimenticherò mai. Vai, vai, Annibale. No, no, l'importante, tra l'altro, no, giusto per, no, per ancora, il tu non mi vuoi fare no, 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 se non mi dimentico, il rientro anche di Nicolao, dopo l'infortunio, quindi è un rientro importante, un'altra pedina fondamentale. È vero, è vero. Allora, mi viene spontaneo da fare un incipit a rime baciate. Giannone l'attaccante per tutta la stagione, ma io direi anche al plurale per tutte le stagioni. No, a parte questo... Vorrei parlare di numeri, e cioè solo 4 reti realizzate insieme a Latina, purtroppo tante incassate 12. E due la fa solo lui, eh. Purtroppo tante incassate 12, delle due l'una, ed ora arriva il secondo derby col Giuliano, 9 punti di differenza. Secondo te come si abbatte, non dico come si abbatte questo gap, perché 9 punti in una volta non si possono fare, ma come si riduce questo gap? No, vabbè, ogni partita c'è una sconda. È un derby, bisogna avere un atteggiamento da derby, lottare su tutti i palloni, e poi il campo sarà a decidere. Vedremo. Sicuramente 9 punti per noi, non andiamo in campo sapendo che loro hanno 9 punti in più a noi. Andiamo in campo che il migliore vince. Ce la giocheremo. Senti, Vai, prima perfetto. di promettere qualcosa ai tifosi che hanno questi anni, anche abbiamo sempre rimarcato con Annibale, se ti ricordi anche lo scorso anno, anche quando si perdeva, il pubblico è stato sempre vicino, è vero? È vero, è vero. Applaudito, ecco. Stai vivendo un momento difficile, quindi anche il fatto, come hai rimarcato tu, questo cambio di proprietà, quindi le beghe che ci sono state, ecco, in questo momento il pubblico sta soffrendo a Torre del Greco perché vuole la categoria, vuole mantenere, perché è stato per 20 anni nei dilettanti, ormai bisogna dire grazie anche all'ex presidente Colantonio che vi ha regalato, vi ha portato alla città di regalata alla città di Torre del Greco il professionismo. Ecco, quanto è importante tenere questo professionismo, importante quest'anno è preservare la categoria. Ecco, un messaggio ai tifosi in questo momento che si sono un po', diciamo, allontanati chiaramente 3-0, 4-0, tra le tante discussioni che ci sono state, chiaramente come si vive il momento, come un messaggio da parte del capitano Giannone al pubblico, che messaggio diamo al pubblico di Torre del Greco? Cosa ti senti di dire? No, ma io di solito al campo ci parlo perché una rappresentanza di solito c'è sempre al campo. Quindi il messaggio è quello di starci vicino sempre. Ma al di là delle società di chi c'era, chi c'è adesso e di appoggiarli sempre, loro comunque fanno degli sforzi, come in passato il presidente Colantonio, cioè lui che gli ha portato la Serie C a Torre del Greco, quindi va solo ringraziato. Poi negli ultimi anni non lo so cosa sia successo, questo non è una questione questioni che io so, però la gente, bene o male, la gente che vive il posto più conosce le cose, quindi magari quegli attimi di paura, magari non sapendo a cosa si va incontro, e sicuramente l'unica cosa che loro vogliono è mantenere la categoria. A parte gli scherzi, aggiunge l'amico da Castellammare, grande giocatore Giannone, ottima tecnica, e ricorda l'episodio dell'anno scorso, trema ancora la traversa di quella partita Brava, brava, Castellammare. Juve-Stabia-Turris, quella traversa colpita da te con un Castellammare. gran gesto Al balistico al novantesimo. 90esimo, Al esatto. 90esimo, tra l'altro, io 2 anni fa, quando era la Turris veleggiava nelle zone alte della classifica, su tutto il mercato, scrissi un titolo, il Totti Giannoni, perché faceva dei gol straordinari, e li fa Va bene. sempre ancora. Quindi complimenti a Giannone. Va bene, grazie Luca. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Ciao, alla voi prossima. per l'invito. Ciao. Grazie. Buona Ciao. serata. Ciao. Francesco. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, da casa chiedono di chiedere a Luca qual è il No. punto debole dell'Avellino secondo lui. Come dire, il tallone di Achille.
Ma sinceramente faccio fatica oggi a trovare il punto debole. Con una squadra con Riente di Tribuzzi, Toscano, con Sunas più avanzato. Forse Redan in questo momento è ancora un giocatore inespresso. No, il punto era, dici, il calciatore. Per trovare qualcosa. Redan, sì, Redan non è il Redan della, di Trieste, è un giocatore che sicuramente... può dare molto di più, però chiaramente se Patier trovato anche in un momento magari sì, un momento difficile. Adesso credo che il mister Biancolino si era convinto, come sono partiti tutti le cariche, sono tutte azzerate, credo che allenandoli durante la settimana credo che lui avrà delle risposte più certe, sicuramente più attendibili rispetto alle nostre. Sono convinto che quel Redan, soprattutto anche a Trieste, non partì proprio bene. Poi da gennaio, quando fu anche esonerato Tesser, l'addio di Adorante, che poi tornò tanto a Castellammare, si prese la squadra sulla spalla e poi diciamo ha regalato questa salvezza alla Triestina, che tra l'altro lo scorso anno anche vive un momento difficile, anche Trieste a livello calcistico. Quindi sono convinto che Redan possa davvero fare bene ed è un'arma in più nella faretra di può essere un'arma in più nella faretra dove Biancolino. Si mettono le frecce, certo, vero, è quella là. Allora abbiamo un amico al telefono. Buonasera, con chi parliamo? Sagittario. Ciao, buonasera, sono Gianfranco da Torre del Greco. Ciao Gianfranco, prego. Senti, volevo fare una domanda ad Annibale, siete bravissimi ovviamente, vi seguiamo sempre. Grazie. Qui dalla provincia di Napoli, dove credo. Volevo dire, secondo Annibale, questa vittoria di Cava dei Tirreni, inaspettata da molti qui a Torre del Greco, secondo voi allo studio può essere un punto di rilancio per la Turris, per come è iniziato il campionato e per come stava andando, tenendo presente che abbiamo recuperato più tre giocatori che fanno parte della nostra rosa? Perché la vittoria di Cava noi non ce l'aspettavamo, è venuta e siamo molto contenti, speriamo di poter proseguire. Grazie Gianfranco. Annibale? Io credo che sia uno squillo di tromba molto interessante che deve dare convinzione e come dire autostima. E autostima ai calciatori, alla squadra, come dicevi giustamente tu. Adesso c'è anche il recupero di due tre elementi importanti, diciamo, nello scacchiere della squadra. E credo che il derby con il Giuliano, prima ne parlavamo con Giannone, insomma, questi 9 punti di distacco sicuramente non sono incolmabili, sicuramente non giochi in casa, quindi ritornerà il pubblico adesso con questa vittoria. E credo che in questo dovrà essere, ecco, come diceva Luca, il pubblico a disotterrare l'ascia di guerra, anzi a sotterrarla, e quindi a stare vicino alla squadra, perché in questo momento ne ha assolutamente bisogno. È troppo allineato, no, con perché me. Sto allineato così, Tibio così. Danos et Dona Ferentes. Luca, da casa dicono il Benevento ha perso 3 punti dall'Avellino da quando c'è Biancolino. Scusami, il Benevento ha perso 3 punti dall'Avellino da quando c'è Biancolino, sì, cioè l'Avellino ha guadagnato 3 punti, no, perché ha perso a Monopoli. Che ha detto anche dall'allenatore, tra l'altro Colombo, che disse che la Benevento meritava qualcosa in più. Diciamo che poi Benevento ha perso pure a Catania, dove non meritava. No, dicevo prima dei punti della cosa. Okay. Allora, siamo pronti. Allora, l'amico al telefono l'abbiamo fatto. Sì, siamo quasi pronti. C'è un altro messaggio che volevo leggere. Posso sapere da Annibale ed Esposito chi lo vince sto campionato? Secco, l'amico lo chiede. Io non ho la sfera di cristallo. Parla con Luca, no, che sa tutto. È però non si sbilancia. No, uno ti sbilancia, perché non ti conviene sbilanciare. Non mi conviene, che senso? E perché? Perché sei combattuto tra Benevento e Avellino. E chi cosa te l'ha detto? Io sono combattuto. E allora, io sono combattuto per tutte le squadre. Chi lo vince sto campionato? E lo dico tu anche non io. Lo dici, tu non lo no, dici. No, io non ho problemi. Tu hai boicottato Biancolino. Io non ho, adesso io se te la devo dire tutta, Angelo ti ha fatto una domanda. Il frullatore di parole. Angelo ti ha fatto una domanda. Oggi non me la sento perché siamo alla nona giornata. Hai finito? Angelo ti ha fatto una domanda. E tu perché non hai risposto? Perfetta. Tu perché non hai risposto? Ha fatto una domanda
perfetta. Sì, no, no, la domanda è per tu, no, la qual era il problema dell'Avellino? È per tutti, e tu già hai girato, tu il giri sempre. Io invece ho detto che non era d'accordo con l'allenatore. Chi lo vince? Ad oggi Catania, ti tiri fuori dai scusa, tu che dici tra tra quattro sta sempre così, siamo pronti. Neanche potrai per calcio sicuro. E cultura andiamo a fare una puntatina tra Torino e Biella. Vai, ah, che bello. Sempre... sempre l'intervallo in sottofondo. Allora sei a focus. Partiamo da un assunto, dalla protesta che hanno fatto i tifosi dell'Avellino che diserteranno lo stadio, il Pozzo La Marmora di Biella, accusando i grandi club di utilizzare le seconde squadre per plusvalenze, per fare giochetti finanziari, insomma, che gli interessano. Ai posteri l'ardua sentenza, questo non lo possiamo dire. Ma dedichiamoci però alla città, alle città per la verità, più a Biella che a Torino, che praticamente ospitano e sono terreni di gioco della Juve Next Generation. La casa madre Torino rispetto a Biella è quella, diciamo, non utilizzata per gli incontri dei bianconeri. Invece giocano a Biella, che è stata assolutamente, non facciamo pubblicità, non ci sta più, che è fallito ad ottobre del 2019 è assurda città creativa UNESCO, dopo essere diventata, questo è importante, città capitale dell'arte moderna, dove c'è la città dell'arte, fondazione Pistoletto, e al riguardo devo fare d'obbligo un doveroso riferimento e riconoscimento ad un grandissimo artista, secondo me tra i più grandi contemporanei, sarebbe Michelangelo Pistoletto, appunto autore della Venere degli stracci, che ha lasciato spazio campo, bruciata doppiamente però adesso se vogliamo da quel famosissimo e discutibilissimo monumento, opera, chiamiamola Pulcinella, di Gaetano Pesce. Il Pulcinella non lo vediamo, perlomeno forse c'era nell'opera primordiale, che aveva un abito telato bianco con i bottoncini, poi è uscito il cappello non ci interessa molto. Che volevo dire? Allora, sì, vabbè, sta storia del Pulcinella, e devo dire che però in questo, ecco, sì, questa è una foto che ci manda la regia, perché Pistoletto, praticamente penso alla Venere con gli stracci, acquistando questo pezzo in cemento bianco da un rivenditore di attrezzi da giardinaggio, poi lo posizionò, questo è un caso ma la regia ha trovato un'ottima foto, lo posizionò nello studio casualmente vicino agli stracci e pensò voglio fare una grande opera, e quindi ha fatto tre o quattro e le ha piazzate nei grandi centri, poi questa, come dicevo, è stata bruciata, riproposta a Napoli, esattamente, è andata così. E, tornando a Biella, è la capitale indiscussa della lana, che è stato ed è anche uno dei, diciamo, dei tesori economici di questa cittadina. Però questo processo di industrializzazione che si sviluppa nell'Ottocento, esplode nell'Ottocento, però era partito già 500 anni prima, insomma, quindi c'è una tradizione molto molto antica. Cioè, andrà a Biella, ti ricordo queste parole, quando la capisci andrà a Biella. Sarà importante, Biella è importante anche perché, questo non lo sa quasi nessuno, nel 1944 la Piaggio trasferì da Pondetera a Torino e di Torino e quindi a Biella l'opificio, la fabbrica, e in questa fabbrica nacque il famoso Paperino, che è bruttissimo da guardare, voglio dire, però come design secondo me è anche molto interessante, ma è anche molto interessante a livello di aste. Sei Paperino? Sì, no, si chiama il Paperino, esattamente, che è anche molto interessante perché uno dei primi pezzi arriva a 250.000 euro, la città è molto bruttissima. Andiamo un po' su quello che c'è da vedere, Annibale. Sì, c'è da vedere
devo dire che no, fammi dire questa cosa che è importante. Bah. Cioè l'arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, che è venuto in, che, no è interessante, venuto a Montevergine, è venuto a Montevergine in occasione dei festeggiamenti di San Guglielmo, essendo lui diciamo il titolare della, e quindi praticamente ha visto la sindone, è stato ospite dell'abate Guariglia, qui è anche con il vescovo Cascio al Goleto, che gli è piaciuto moltissimo, a Sant'Angelo dei Lombardi. E praticamente ha visto la sindone dove ha visto dove è stata custodita la sindone, che ha visto anche la moglie del console del G7 che ha organizzato Piantedosi a Mirabella, forse lei di canadese, esattamente, insomma, che è rimasta molto molto colpita. Vorrei bypassare queste cose velocissimamente e siccome tu mi punzecchi sempre sui ristoranti, per chi volesse andare a Biella, e quindi credo abbia tutto il tempo, una puntatina secondo me se la deve fare al ristorante Regallo, è molto molto interessante, cioè il pesce a Biella, no, questo però è, questo è l'interno del non ristorante, è il cambio, no. E questo chef, un giovane chef molto bravo, Claudio Ravinetto, questo è l'interno, che lavora a quattro mani con Chiara Prior, che tra l'altro insomma, è la sua compagna. Ci sono delle suggestioni degustative e anche di bellezza, perché insomma dalle vetrate della cucina e di quello che c'è fuori si vedono cose molto interessanti. Che voglio dire più, vabbè, poi insomma un riferimento l'ho già fatto alla sindone di Torino, che trovò ospitalità durante il secondo conflitto mondiale proprio a Montevergine, e quindi questa insomma, è stata una cosa molto molto interessante. E chiudo col cibo, con la bellezza del palato e dell'anima, questa è la Sacra Sindone. Tra l'altro, perché Torino, dimenticavo, è la città per antonomasia della magia, passano tre paralleli che si incrociano, ecco, questa famosa somiglia alla stella, che ha una famosa stella, le quattro porte, mi sembra, anche esattamente, e quindi insomma stavo dicendo i ristoranti, un ristorante storico bellissimo dove ci sono stato ma qualche anno fa, si chiama il Ristorante del Cambio, che è proprio nella piazza centrale di Torino, caro moltissimo a Cavour, e insomma è un ristorante secondo me da non toppare, anche se è abbastanza caro. Però io prima, scusami, mentre preparavi, vedevo che c'era anche Gianni Agnelli. Ah sì, vai, hai ragione. Chiudi su questo. Chiudo perché Gianni Agnelli, insomma il papà della Fiat, ma non solo, c'era una foto molto bella con Marella Agnelli, la moglie, e lui ha realizzato un grande museo sul Pirellone, dove ci sono una serie, eccolo qui, dove ci sono una serie di auto straordinarie, strepitosissime. Ecco, queste sono le recenti, le Ferrari, ma ci sono delle auto d'epoca, ecco, qui se ne vede qualcuna di una bellezza e di un'unicità. Ecco, questa è una, per esempio, una Fiat, un prototipo. Quindi onore ad Agnelli, che insomma a questo esteta com'era ci teneva tantissimo. E poi la Mola Antonelliana, che la Mola Antonelliana. La Mola Antonelliana. Chiudiamo con il commento da casa. Culturalmente, Chapeau a discepolo è un grande. Grazie, troppo buoni. Hai visto? Questo però forse significa che sul calcio lo sei di meno, che voleva dire? No, che voleva dire? La tua, no, vabbè, il tuo retropensiero non lo voglio tradurre. Scherzo. Andiamo a vedere gli arbitri di Luca Esposito, va? Siamo quasi in chiusura. Antonelliana è il simbolo di Torino. No? L'abbiamo vista prima. Che non l'ha detto il momento delle però l'abbiamo vista. Io dovevo dire anche un'altra cosa, non l'ho voluta dire perché insomma è stata 167 metri. È stata una catastrofe. L'altra cupola dove si distrusse il Gran Torino, ve la ricordate? Superga, è vero. Ecco perché non. Tra l'altro, Alberto Gilardino è di Biella. Esattamente. Alberto Gilardino, per rimanere in tema calcistico. Abbiamo recuperato gli arbitri? Vediamo che dicono gli arbitri. Se non ce li abbiamo, non fa niente. Eccoli qua. Vai, ecco. Luca, top e flop. Allora, tu, dai. Top il nostro Rinaldi di Bassano del Gran Premio Latina. Perché ti è piaciuto? Perché ha fatto giocare tantissimo. No, ragazzi, è vero. Ragazzi, scusate, c'è un errore. Il flop è questo qui. Ah, il contrario? Il flop è il contrario. Rinaldi. Sì. Rinaldi spiegami perché. È stato un arbitro scadente. Un arbitro che al di là della doppia ammonizione, che forse la prima ammonizione affrettata, ma a livello di gestione dei cartellini, a livello della gestione
di gara non mi è piaciuto, quindi flop è sicuramente Rinaldi. Il top invece è Renzi della zona di Pesaro. Pesaro anche, anche perché la gara contro l'Altamura è stata abbastanza agevole, quindi non ha avuto grosse difficoltà nel gestirla. Però non mi è piaciuto l'arbitro Rinaldi, però, per forza. Però gestione proprio dei cartellini, come approccio, come correva, come comunque un disastro. Ma Renzi per forza doveva essere flop. No, ma voglio dire una cosa, guarda, veramente stavolta non mi trovo con te. Cioè, in parte mi trovo, però secondo me è stato un arbitro che non ha addormentato la partita. Ma sul 5-0 fatto... No, no, scusami, ma dall'inizio, dal primo tempo, ha fatto giocare. Ma che si è fatto giocare? No, ma io lo dico, ma che ha fatto giocare? E a volte ha fatto giocare, mi dicevi tu, e poi a volte... No, cioè, praticamente tu hai fatto due pesi e due misure, nel senso che... Prima, nel primo tempo, ha fatto giocare, poi nel secondo tempo invece si è reso conto di essere stato troppo permissivo e poi è iniziato a ammonire alla ricerca dall'una e dall'altra parte. Io dico gestione di gara, non sto dicendo che ha condizionato la gara, l'ha condizionata perché l'ha condizionata al di là dell'espulsione di Joy, che tra l'altro la prima munizione poteva evitarla, la seconda c'era, e poi la gestione dei... Allora Luca, devo quasi chiudere nel mandare il prossimo turno, vediamo le partite in programma per la 10ª giornata. C'è l'amico Paolo Capozzo che qui col messaggio ti chiede: secondo voi nel mercato di gennaio l'Avellino in che reparto deve intervenire e di quali giocatori avrebbe bisogno ancora? Non deve fare casino, deve restare così com'è, perché se iniziamo a muovere, perché voi, allora, è talmente sottile, soprattutto lo spogliatoio, in questo momento il filo che comunque la tranquillità che adesso è ritornata, è ritrovata ad Avellino, che bisogna sconvolgere, perché la squadra è fortissima. Se tu porti un giocatore si rompono gli equilibri, si rompono. Credo che io non farei nulla, niente, neanche come movimenti di mercato assolutamente minori, diciamo. No, chi vuole andare via, faccio un esempio, ma c'è qualche reparto anzi, tra l'altro si è visto anche il ritorno di Cancellotti. Bravo. In difesa, questo va detto. Quindi se Liotti non gioca, dice ok, e non mi garantisci la continuità, io vado via. Allora sì, chi vuole andare via sì, ma io non sconvolgerei nulla. Allora c'è l'ultimo telespettatore al telefono, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Raffaele da Giugliano. Ciao Raffaele, prego. Pronto? Sì, ti sentiamo, vai. No, non c'è più Raffaele, non c'è più. Allora, sul prossimo impegno della Cavese contro il Giugliano, che partita ti aspetti, Francesco? Casertano. Scusami, adesso confondevo con Giannone. Cavese Casertano ne abbiamo già parlato, o meglio, Casertano. Posticipo, Cavese, Che partita ti aspetti? Sì, esatto, è il posticipo di lunedì. Beh, una partita molto aggressiva, vabbè, come d'altronde quasi tutte. Ovviamente noi andremo lì per fare il risultato. E che vinca il migliore, ecco, il campo sarà il giudice. Tu che partita andrai a vedere? Ma io devo dirti la verità, è un turno interessantissimo, perché tra l'altro se vediamo la classifica e rapportiamo le differenze delle squadre, ci sono tre derby che possono, diciamo, dare una nuova visione di classifica. Io devo dirti la verità, andrei a vedere Sorrento Benevento a questo a punto. A Potenza che, però, lo so. Luca? Andresti a torno, vedere. Torna sul rientro. Allora, invece Luca va a vedere Casertana. Casertana Cavese, va bene. L'amico scrive: io credo che l'Avellino a gennaio al massimo serve un altro terzino sinistro. Manderei via Liotti. Vedi? Cioè, nel senso che se non trova spazio è giusto così. Però volevo chiedere... Dobbiamo chiudere. No, volevo ringraziare l'ufficio Santa Cavese. In bocca al lupo anche al nostro Citarella. Porta avanti la bandiera, diciamo, dell'agro, lo auguro davvero di cuore. Poi è un ragazzo davvero, è la prima volta che presenzia negli studi televisivi. No, è andato benissimo. È andato molto bene, siamo superato. Grazie. Va bene, grazie allora Francesco Citarella. Grazie mille. Ciao Francesco, grazie. Grazie Annibale, grazie Luca. Grazie a voi. A tutti, grazie. Ciao, buona serata. Grazie a voi da casa che ci avete scritto e telefonato in tanti. Grazie regia a Enrico Coppola e Amato Nessuno. Sento ancora il telefono squillare, c'è la schedina di Marco Evangelista, però purtroppo devo chiudere. Vi lascio alla Goal Collection. Buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera.